questo programma è offerto da Banca del Cilento. Crediamo nella nostra terra. Infante Calzature. Indossa la qualità. Fai la tua giocata in tutta sicurezza da Barabba Games, in via Moio 26 ad Agropoli. Buonasera, buonasera a tutti e grazie sempre per la vostra attenzione. L'Agropoli scippato sul campo della Tour della Savoia, torna a casa a mani vuote ma con tanti complimenti. Avremo modo di approfondire questo argomento durante il corso della trasmissione, con la quale dunque interagiremo anche con i nostri ospiti. Emanuele Sicignano, buonasera. Rosario, il nostro straordinario Rosario Liguori, buonasera, che ci parlerà soprattutto della Gelbison, di questa vittoria spumeggiante in trasferta, ormai una squadra più da trasferta che... è vero o no? Certo, è una squadra che no, ha preso una sua continuità già ormai da 5 giornate, quindi non è nuova a questi eventi ultimamente, fortunatamente per noi vallesi. Buonasera Antonio Pesca. Buonasera. E siamo in attesa di un altro ospite, le condizioni meteorologiche anche delle strade naturalmente tardano un po' anche l'arrivo del prossimo ospite che conosceremo a breve. Cominciamo però con il basket, perché si sta concludendo in questo momento la partita di basket ad Agropoli. Non so, dovremmo essere collegati con il collega Antonio Vuolo di qui a qualche minuto, quando la regia magari ci consentirà il collegamento. Intanto leggiamo i risultati e la classifica della Serie B. Andiamo a vedere i risultati della classifica. Bari-Siena 2-1, Carpi-Spezia 1-1 fuori casa, Modena batte Cittadella 1-0, Crotone-Pescara 3-0, Juve-Stabia-Regina 1-1, Palermo-Padova 1-0, Ternana-Avellino 1-1, Trapani-Empoli 0-0, Varese-Latina 0-0, Lanciano-Cesena 1-1 e Novara-Brescia si sta disputando. E andiamo ora dunque a vedere la classifica. Palermo 45, Empoli 41, Avellino 39, Cesena 38, Trapani e Lanciano 37, Crotone 36, Latina 35, Spezia 35, Pescara 34, Carpi 34, Brescia 33, Siena 31, Modena, Ternana, Varese 29, Bari 26, Novara 24, Cittadella e Regina 21, Padova 18, Juve Stabia 14 punti. Andiamo subito a vedere i gol relativi alla partita tra Ternana e Avellino, conclusasi con il punteggio di 1-1, un buon punto per l'Avellino che si mantiene nella zona playoff e può sicuramente dire la sua nel finale di campionato. Qui è il vantaggio della Ternana sul calcio di rigore, poi successivamente subito il pareggio dell'Avellino e subito dopo vedremo la partita della Juve Stabia contro la Regina. Qui è il pareggio dei Lupi, molto molto bello, alla Del Piero. Antonio, Ha fatto un gran gol, all'Avellino ha fatto una gran partita, meritava la vittoria. Lo so che l'Avellino meritava la vittoria. Mentre la Juve Stabia impatta in casa con la Regina, anche il nuovo corso dell'allenatore Pea non funziona più di tanto. Andiamo a vedere il servizio filmato. Niente rivoluzioni, si viaggia all'insegna della continuità e del 4-1-4-1 con Strasser davanti alla difesa, Pambù in mezzo e Di Michele punta centrale. Il quadro tattico è chiaro, lasciar sfogare la Juve Stabia, sempre più ultimi in classifica, e poi colpirla di rimessa. Sembra il remake della sfida di Bari, solo che rispetto alla gara del San Nicola la Regina fatica a ripartire, lasciando l'iniziativa agli uomini di Pea che per almeno un tempo si fanno preferire sotto il profilo del gioco.
L'ex Falco è una spina nel fianco, il Regino Caserta ha voglia di spaccare il mondo, Lanzaro punta a farsi rimpiangere. Insomma, i pericoli per gli Amaranto sono sempre dietro l'angolo, capita quando concedi campo ai tuoi avversari. La Juve Stabia, tuttavia, non riesce ad approfittare dell'evidente imbarazzo della Regina, che si accende solo intorno al 26esimo, quando Di Michele spreca così da buona posizione. È l'unico vero sussulto degli Amaranto, che rischiano grosso anche sul finire della prima frazione, quando Falco, sempre lui, scheggia la traversa con una giocata d'alta scuola. Nella ripresa il copione della gara non cambia, è sempre la Juve Stabia a fare la partita, la Regina agisce solo di rimessa. Intanto Fischnaller getta la spugna per un infortunio, entra Dumitru al debutto in maglia Amaranto. Pea risponde affidandosi a Di Nardo, che ci mette 30 secondi 30 per lasciare il segno. Il suo colpo di testa sugli sviluppi di questo calcio piazzato è uno schiaffo in pieno viso per la Regina. Juve Stabia in vantaggio e anche con merito. Pensi, adesso si fa dura. Allora ecco entrare in scena la panchina. Gagliardi e Zanin arruolano prima Gerardi, poi Sbaffo, pagano Strasser e Barilla. Il doppio cambio dà subito gli effetti sperati. Adesso sono gli Amaranto a dettare i ritmi della gara, anche perché Dumitru fa subito vedere di che pasta è fatto. E siccome anche Gerardi e Sbaffo entrano subito in partita, il pomeriggio della Juve Stabia, che sfiora il raddoppio con questa conclusione di Di Carmine, si trasforma presto in incubo. Minuto 84, Sbaffo innesca così Gerardi e l'attaccante da due passi non perdona. Il pareggio è servito, ma evidentemente non basta agli Amaranto, che sul finale potrebbero addirittura effettuare il sorpasso, ma Benassi, altro ex, chiude così la porta in faccia a Sbaffo. Intanto Lucioni perde la testa e lascia la Regina in 10, ma nonostante l'inferiorità numerica, gli Amaranto provano addirittura a vincere, ma Sbaffo trova in Benassi un ostacolo insormontabile. È l'ultima emozione del pomeriggio, un pomeriggio che consente alla Regina di riacciuffare la zona play-out. E allora dunque abbiamo visto questa partita, andiamo a vedere il prossimo turno della Serie B, che è un turno abbastanza particolare. Avellino-Lanciano è una buona partita, Brescia-Ternana, Cesena-Palermo, Empoli-Carpi, Latina-Cittadella-Padova-Novara, Regina-Trapani, Siena-Juve-Stabia, Spezia-Crotone, Pescara-Varese e Modena-Bari. E allora andiamo, se non è ancora pronto il collegamento con il Palazzetto dello Sport di Agropoli, dove si sta disputando la partita del campionato di Serie B di basket. Fra poco vi forniremo dunque quelli che sono appunto il risultato, ma anche un po' di cronaca. Andiamo a vedere che cosa è successo in Serie in Lega Pro, in Prima Divisione, Girone B. No, i risultati. Ascoli Grosseto 1-0 fuori casa, Barletta Lecce 1-2, Gubbio Viareggio 2-0 fuori casa. No, Nocerina Benevento non si è disputata, il 3-0 per il Benevento, però si è in attesa del verdetto di terzo grado. Paganese Frosinone 1-2, Perugia Prato 0-0, Pontedera Pisa 2-2, L'Aquila Salernitana 1-1. La classifica. Frosinone è al comando insieme col Perugia, che è scivolato, avete visto, 45 punti, Lecce 37, L'Aquila 36, Benevento 34, Pisa 33, Catanzaro 32, Pontedera 30, Gubbio 29, Grosseto e Salernitana 28, Prato 27, Viareggio 21, Barletta 18, Ascoli 15, Paganese 13, Nocerina 12. Rimaniamo un attimo sulla classifica, perché in questo momento, Antonio, la Salernitana è nei playoff, ma pari merito con il Grosseto. Grosseto, sì. E con lo scontro diretto il Grosseto ha vinto per il momento a Salerno. Bisognerà vedere poi la partita di ritorno. La Salernitana sì, entrerebbe nei playoff. Non credo che con questi playoff la Salernitana abbia grosse speranze di acciuffare poi la Serie B, perché in quei playoff ci sarà sicuramente il Lecce. Ormai è chiaro che la gara sarà a due tra Frosinone e Perugia, 45 punti. Quindi la Salernitana gli toccherebbe fare una rincorsa nei playoff, soprattutto sui terreni non suoi, cioè andrebbe a giocare, farebbe delle trasferte, e questo sinceramente non credo che sia ciò che si auspica. La squadra
di Lotito dovrà comunque rimontare un bel po' di classifiche se vuole avere qualche chance in questi playoff. Così come la classifica, non credo che la Salernitana, anche se entrerebbe nei playoff, sia in grado di, come dire, di competere poi per salire in Serie B. Mentre vorrei chiosare sull'Ascoli, fa impressione vedere la terz'ultima in classifica. Arriva a Salerno domenica. Lo so, però un Ascoli terz'ultima in Lega Pro dopo la campagna acquisti, dopo che era in lotta, almeno secondo gli esperti, era in lotta per salire in Serie B, fa un po' impressione. Rosario, domenica scorsa, anzi sabato scorso, all'Aquila la Salernitana ha giocato con 8 undicesimi nuovi. Secondo te, se Perrone avesse avuto questi calciatori, avrebbe fatto qualcosa in più rispetto al Greguccio o no? Sì, credo proprio di sì. C'è una... La Salernitana in questo momento secondo me è una squadra molto buona, credo che riuscirà a fare molto meglio di quello che ha fatto fino ad adesso, perché gli altri giocatori non è riuscito ad esprimere quello che voleva, ha perso partite in casa in maniera pesante, quindi credo che non può fare che meglio in questo momento. Tra l'altro il gol è venuto da un neoacquisto. Certo, ma ce n'erano 8. Emanuele, invece i bookmakers come la giocano questa Salernitana? Come... Playoff sicuramente andrà la Salernitana, secondo me, con l'organico che ha allestito ultimamente. Poi sta un punto da... diciamo scontro diretto col Grosseto, poi devono fare il ritorno, ma in 3-4 punti ci stanno 5-6 squadre, sì, quindi la problema è come ci si arriva ai playoff. Sì, come ci si arriva sicuramente, perché giocherà mi sembra la prima in casa, poi il ritorno fuori casa, però la Salernitana è sempre una squadra che ha un grande... anche in caso di parità, sì, non ci sarà lo scontro. Il primo turno però, è soltanto andata. Però, però secondo me la Salernitana è in grado, sia come a livello per il pubblico che ha, che a livello di questo organico, di lottare fino alla fine. Non è che Lecce sia tanto superiore alla Salernitana, secondo me se lo può giocare tranquillamente, poi il fattore campo giustamente conta. Però sappiamo i playoff sono una lotteria. Un po' di fortuna, puoi vincerli, certo, tranquillamente. Visto le... Forse siamo in grado di collegarci con il palazzetto dello sport di Agropoli, il palazzo di concilio di Villa Taverne. Buonasera dal palazzetto dello sport di concilio di Agropoli, quinta giornata di ritorno tra BCC Agropoli e 2S Martina Franca. La formazione cilentana è avanti in questo momento 54-46, siamo nel quarto e mancano 2 minuti e 39 alla fine del match che vede la formazione cilentana, come potete vedere, adesso sta subendo un attacco della Martina Franca, una partita molto equilibrata tra le due squadre. Il primo quarto si è concluso con il punteggio di 20-20, in un match molto spigoloso e combattuto tra le due formazioni. Poi nel secondo quarto l'Agropoli è riuscita a mantenere un vantaggio di più 3 rispetto ai pugliesi, 30-27. Nel terzo quarto poi c'è stata la rimonta della squadra allenata da coach Fantozzi, e infine nel quarto, come spesso è accaduto anche nelle precedenti sfide per la BCC Agropoli, i Delfini sono usciti fuori alla lunga, alla distanza, e stanno adesso vincendo con una parziale di 54-46. Adesso ai tiri liberi la formazione, come potete vedere, cilentana. E non va. Adesso vi lascio proprio alla cronaca degli ultimi minuti della match con il telecronista Giuseppe Schiavo, che sta seguendo la sfida. Antonietti proprio per il secondo. Ritorniamo in studio. Poi un saluto a tutti i telespettatori di 7 scienze e televisive. Siamo qui al palazzetto. Partita davvero entusiasmante, quella di stasera contro Martina Franca. Tutto per la partita punto a punto. Ma adesso l'Agropoli sembra essere più in gioco, sembra mostrare la bella pallacanestro che ha sempre fatto fino a questo punto. Quindi il vantaggio per 54-46. Agropa adesso in attacco con Romano, un palleggio all'indietro, poi serve Marulli, c'è blocco di Serino, ancora Marulli va dentro in angolo per Palma, è chiuso però, arriva poi Romano, l'arbitro fischia, infrazione di passi. Ritorniamo in studio, poi ritorneremo al palazzetto dello sport. Eccoci qua di studio, ritorneremo giusto fra un minuto al palazzetto dello sport perché dunque c'è questo finale arroventato di partita, anche se Rosario mi sembra che l'Agropoli possa portare bene al termine la vittoria.
Spero di sì, io ripeto, non seguo, a me piace il basket, purtroppo non sono mai andato al palazzetto a vedere la Grobo, sì, però credo di sì, vedo che è una squadra che sta andando molto bene, quindi sono, spero di sì per il Cilento, per il territorio, spero che possa fare bene. Manuele, la vittoria di questa sera, se dovesse arrivare col Martina, sta praticamente dunque arrivando, come stiamo vedendo dal Palazzo di Concilio. È una vittoria importante, determinante anche per quanto riguarda la classifica. Al secondo posto sarebbe consolidato questo secondo posto anche in virtù dei play-off che si annunciano a questo punto determinanti. Sicuramente, poi per la squadra Agropoli, che diceva il presidente Giulio Russo che aveva allestito una squadra per salvarsi una salvezza tranquilla, si trova là, secondo in classifica, a competere con una grande corazzata che Scafati per la vittoria del campionato, vincono anche stasera, secondo me sta mettendo delle basi importanti, quindi secondo me se lo può giocare fino alla fine tranquillamente. Antonio, e poi torniamo al Palazzetto dello Sport. Una grande vittoria, poi a 54 punti, mancano ancora pochi minuti, già siamo a 54 punti, questo testimonia che in casa l'Agropoli fa i punti che deve ed è una corazzata l'Agropoli, non soltanto chi viene a giocare ad Agropoli. Quindi. Siamo pronti per ricollegarci con il Palazzo di Concilio? Eccoci qua, ecco, allora linea ai colleghi che sono appunto ad Agropoli in via Taverne. Concilio di Agropoli. Davvero battute finali della sfida tra BCC Agropoli e Martina Franca, il punteggio è di 54 a 47 per i cilentani. Agropoli al tiro libero. Io do nuovamente la voce al collega Giuseppe Schiavo per seguire la cronaca degli ultimi istanti della match. Eccoci qui in diretta, ultimi 90 secondi della partita. Dalla linea della carità va Romano, realizza il primo libero. Applausi dal pubblico. Ancora Romano. Va con il secondo. Lo realizza, 2 su 2. 56 a 47. Ancora un minuto e mezzo. Adesso proverà ad accelerare i tempi Martina Franca. Va subito dentro con il suo playmaker. Fermato. Poi ancora Vignali. Chiuso anche lui, l'arbitro fischia. Si può scrivere in c'è fallo di Antonietti. Non si può scrivere, no? Una spinta, secondo il direttore di gara. Un minuto e mezzo di basket, sai. Arriva anche il cambio, esce proprio l'autore del fallo, Antonietti, prende il suo posto Pongetti. Come dicevo prima, c'è un bonus di 5 falli, quindi tiri liberi per il giocatore di Martina Franca. Va con il primo e lo sbaglia. Sbaglia il primo Vignali. Ancora Vignali, 1 su 2. 56 a 48 il punteggio, possesso palla per l'Agropoli ad 1:20 al termine. Marulli con calma si riporta in attacco, ancora Marulli si fa caricare dall'avversario, bravissimo Roberto Marulli, usa l'esperienza, costringe al fallo Stefano Poti e con il bonus di 5 falli andrà anche lui dalla lunetta, anche lui a prendersi i due tiri liberi. Va con il primo Marulli, lo realizza. Va ancora Marulli, c'è anche il secondo, 58 a 48, l'Agropoli si è portata sul più 10 a 1 minuto e 10 secondi al termine della partita. In attacco Martina Franca risponde subito con questo canestro realizzato ad Alfini. Marulli pressato da due avversari ma si riporta in avanti, lancio lunghissimo per Renato Buono, fermato, c'è fallo forse anche intenzionale, quello di Danna. Chiaramente adesso i giocatori di Martina Franca vanno sempre a fare fallo sistematico sui giocatori dell'Agropoli. Questo perché costringano gli avversari a mandarli dalla linea della carità e quindi il prima possibile poi a recuperare palla per riportarsi in avanti e provare a realizzare gli ultimi canestri. Sbaglia però intanto il primo libero Renato Buono. Va con il secondo, non c'è neanche il secondo, non ci arriva Serino al rimbalzo, eccolo infatti subito Martina Franca in attacco, viene chiuso il playmaker, poi va il tiro dall'angolo, sbagliato però Poti, ancora Romano consegna a Marulli, butta la mano Danna nel tentativo di recuperare palla, pallone che finisce fuori
ci sarà un minuto, squadra verso le loro panchine. Agropoli 58, Martina Franca 50 secondi della partita. Allora c'è un time out, siamo in diretta dal Palazzetto dello Sport, pala di concilio di Agropoli, via Taverne. Agropoli a pochi secondi dalla vittoria contro il Martina, gara, ricordiamolo, posticipata per la coincidenza della danza artistica nel Palazzetto dello Sport di Agropoli. Si registra anche in Serie C la vittoria della Donata Venia, che si porta così ancora al primo posto in classifica. E noi invece dunque ci vediamo un gol tutto particolare, molto strano, che si è verificato nei campi di calcio. Poi ci torneremo dopo. Vogliamo andare questo gol molto molto particolare, più unico che raro. Vediamo un po'. Dopo vi diremo in quale campionato e in quale partita si è verificato questo episodio. Noi torniamo invece ad Agropoli, al Palazzetto dello Sport, per la diretta di Agropoli Martina di Basket Serie B con Agropoli in vantaggio. Vediamo. Riccardo Romano. Siamo nuovamente ricollegati dal Palazzetto dello Sport di Agropoli, davvero istanti della sfida tra PCC Agropoli e Martina Franca. In Cilentani di coach Paternoster avanti per 62-53, 30 secondi alla fine del match. È uscito con il numero 7 Romano, tra i migliori dei suoi, nonostante non una condizione fisica al massimo, così come anche Serino, febbricitante ma autore di un'ottima prestazione. Allora direi di seguire questi istanti finali con il telecronista ufficiale di set Giuseppe Schiavo, che ci racconterà davvero questi attimi emozionanti della fine del match, che potrebbe sancire il ritorno alla vittoria dei cilentani. Come dicevo, quindi c'è stata subito la risposta con il tiro realizzato dal giocatore di Martina Franca. Adesso subito pressing, subito fallo sistematico di nuovo. Tiri liberi per Marulli, va con il primo e lo realizza. Ancora Marulli, dalla linea della carità. C'è il secondo. 2-2, 63-56 il punteggio. Ultimi 18 secondi, Martina Franca che prova a spingere fino alla fine, va con il tiro Potima, è sbagliato. L'ultimo a toccare poi è stato Davide Serino, che ha messo il pallone sul fondo. Sarà ancora possesso palla per Martina Franca, se ne incarica la sorte. Esce, riceve Verri, va al tiro immediato, pallone che però finisce sul ferro. Ancora rimbalzo per Martina Franca, ancora insistere il giocatore di Martina Franca fedele, va a segno. C'è cambio per l'Agropoli, esce Davide Serino. Tra lo scoscio d'applausi del palazzetto entra Giacomo Cacace. Buono, tiene palla, c'è fallo. Fallo di Poti. A 3 secondi dal termine. Punteggio a 58. 3 secondi e 3 decimi alla fine della partita. Tiri liberi per l'Agropoli. Ancora dalla lunetta Renato Buono. In piedi molti tifosi dell'Agropoli qui al palazzetto che vedono la vittoria vicina. Va a segno Renato Buono. Ancora Buono, 2-2 dalla lunetta, 65-58, 3 secondi. Ancora Martina Franca, il tiro da lontanissimo, finisce così. L'Agropoli torna alla vittoria dopo domenica scorsa, batte Martina Franca 65-58, il cielo è sempre più blu sopra Agropoli.
Grazie allora a Giuseppe Schiavo, io vi ribadisco, è la finale dal palazzetto dello sport di Agropoli, dove la BCC Agropoli batte la Martina Franca per 65-58, una vittoria meritata, bene nel primo quarto la formazione cilentana di coach Paternoster, poi ha sofferto nel secondo e nel terzo quarto ed uscita alla grande poi nell'ultimo quarto, riuscendo ad ottenere una vittoria importante perché i cilentani tornano a sorridere dopo due sconfitte consecutive, quella di campionato sul campo della Cestistica San Severo e dopo quella di Latina in Adecco Cup, e con questa vittoria la squadra della padron Giulio Russo sale nuovamente al secondo posto in classifica, guardando proprio il San Severo e a due lunghezze di distacco dalla capolista Scapati. Io vi restituisco la linea e ci risentiamo tra un po' per le interviste. Ok Antonio, se senti Antonio, ci sei Antonio? No, ora chiudo. No, Antonio non c'è, quindi ci chiederà la linea appena avrà ai microfoni i protagonisti della partita. Noi seguiremo appunto il dopo partita anche attraverso vesicchio.gol. Intanto rivediamo il gollissimo che c'è stato in una partita che si è disputata in seconda divisione, in C2, l'ex C2 che dall'anno prossimo scomparirà, e dobbiamo dire che un addio migliore per questo campionato non ci poteva essere. La partita, e possiamo mandare ancora questo gol, e vedo in ferma immagine nel monitor di servizio, mandiamo? Eccolo qua. La partita è tutto cuoio Vigor Lamezia, e questo è il gol della vittoria. Dunque, per il Vigor Lamezia in trasferta. Davvero un gol particolarissimo. Fortunato. Andiamo avanti. In attesa, dunque, di quella che può essere il nuovo collegamento per il dopopartita, noi vediamo invece la Salernitana, questo pareggio 1-1 in trasferta per la squadra di Gregucci. I primi applausi sono per Claudio De Sousa, gran rovesciata su invito di Frediani, Gori blocca. Inizia poi il Gustavo Show, prima Pomante è costretto al quasi autogol, poi serve una super testa per evitare il vantaggio. L'Aquila però torna ad essere da subito aggressiva, Ciccio Corapi meriterebbe altre categorie per qualità e geometrie prodotte. In campo è One Man Show, suo l'assist per Del Pinto che perde l'abbrivio da due passi. E lo stesso Ciccio Corapi al minuto 43 elude l'offside, Magori si immola e salva il risultato. Ripresa, esce subito Agnello, dentro Gallozzi e al settimo arriva il vantaggio. De Sousa scarica per Scrugli, altra prova sontuosa per l'esterno rossoblu. Linea difensiva ospite che si alza male, Pomante realizza il suo quarto gol stagionale. Iniziano i cambi, dentro Ampuero e Fofanà per la Salernitana, una sorta di 4-2-4 che inizia a prendere il comando delle operazioni. L'Aquila, unica nota stonata di giornata, dopo il gol fatto si abbassa troppo e concede campo agli ospiti. Pagliari rinuncia alla velocità di Frediani per Maltese, inserito come esterno alto del nuovo 4-4-2, ma la mossa non darà i suoi frutti. La ripartenza giusta arriva dal lato di Gallozzi che corre che è una meraviglia e poi serve Ignacio Pia. Gori si oppone. Qualche attimo di apprensione per il secondo assistente che accusa un fastidio al polpaccio. Gioco fermo per qualche minuto, poi nella finale arriva il pari. Foggia pennella da sinistra, Bianchi da due passi in sacca. Retroguardia rossoblu non esente da colpe. Saranno 8 minuti di recupero e l'Aquila può colpire. Dalla mano, da calcio di punizione, altra esecuzione del fuorigioco da brividi della difesa ospite. Libertazzi, forse disturbato da Del Pinto, spreca da 0 metri 0. Finisce così in parità, una gara bella e vivace, peccato per l'atteggiamento quasi rinunciatario dopo il meritato vantaggio. L'Aquila deve fare il salto di qualità dal punto di vista mentale, giocando da squadra sbarazzina per 90 minuti e poi non ce ne sarà per nessuno, ma nel complesso bene così. Antonio Volo è già in diretta dal Palazzetto dello Sport, dove l'Agropoli ha vinto sul Martina di basket, naturalmente, riportandosi al secondo posto. Linea d'Antonio Volo. Ah, non c'è. E allora, appena ci sarà, ci dite, possiamo mandare allora il servizio relativo alla partita Paganese-Frosinone.
brutto KO interno per la Paganese che all'ultimo secondo subisce il gol che regala il 3 punti al Frosinone. Una vittoria che permette ai ciociari di agguantare il Perugia in vetta alla classifica. Match vivace e combattuto fin dall'inizio, con la squadra di Stellone a fare la partita e azzurro stellati pronti a replicare colpo su colpo. Alla mezz'ora padroni di casa in vantaggio, fallo in aria di Gessa su Deli e l'arbitro decreta il calcio di rigore. Dal dischetto l'attaccante francese Lanteri spiazza l'estremo difensore frusinate Zappino e depone la palla in rete. Nella seconda frazione il Frosinone entra in campo deciso a riagguantare il pareggio e ci riesce dopo pochi minuti grazie ad un autogol. Un pallone scagliato dal limite viene deviato da un difensore salernitano e finisce in rete. La gara a questo punto cambia cliché, Canarini all'attacco, alla ricerca della vittoria e Paganese a difendersi e ad agire di rimessa. Il gol del successo dei ciociari arriva all'ultimo minuto di recupero, sugli sviluppi dell'ennesimo corner. Paganini entra in spaccata e batte l'estremo difensore paganese. È la rete che regala successo e primato a Frosinone. Eccoci qua in studio dopo aver visto Paganese e Frosinone, col Frosinone che agguanta il primato in classifica proprio nei minuti finali, e noi invece andiamo al Palazzetto dello Sport dove è pronto Antonio Volo con il presidente dell'Agropoli Giulio Russo. Siamo ritornati in diretta dal Palazzetto dello Sport di Agropoli, siamo in compagnia della patrona della BCC Basket Agropoli Giulio Russo. Complimenti per la vittoria, sembrava che anche questa sera le cose non volessero andare per il verso giusto visto la sofferenza nel secondo e nel terzo quarto, poi un ultimo quarto straordinario che ha regalato la vittoria. Beh, certamente, noi venivamo da una settimana un poco strana con due infortuni importanti, quale c'è il Serino, pensavamo pure che non erano della partita, poi il massaggiatore ha fatto i miracoli e comunque lo sapevamo che stasera non era facile, però alla fine il cuore è venuto fuori e ce l'abbiamo messa tutti, abbiamo portato a casa la vittoria che secondo me era fondamentale. Con questa vittoria tra l'altro riagguantate nuovamente il San Severo e Scafati resta sempre a un tiro di schioppo. Sì. Ma sto in onda, siamo diciamo secondi, però per differenza canisse siamo terzi, però a noi questa la classifica ci sta bene e problemi non ne dovremmo avere. Adesso dobbiamo soltanto, come si dice, mettere a posto un po' i ragazzi per questi vari acciacchi e cose varie. Domenica andiamo a Taranto e penso che poi alla fine faremo il nostro buon campionato. Io ancora una volta stasera, anche se non erano in tantissimi, vuoi per il giorno feriale, vuoi per l'orario, comunque il cuore dei nostri tifosi è venuto ancora fuori, ha sostenuto la squadra nell'ultimo quarto e alla fine penso che comunque poi tutto sommato ce la siamo pure meritata. Presidente, un'ultima battuta, nonostante una condizione fisica non eccellente, Serino e Romano sono sempre i trascinatori di questo. La preoccupazione era proprio quella di vedere né Serino né Romano in campo, perché lo sappiamo, sono diciamo gli elementi portanti di questa squadra e quindi penso che poi alla fine, vedendoli in campo, già i ragazzi stanno molto molto meglio, però poi il gruppo stasera comunque si è unito, si è combattato e alla fine penso che comunque ne va bene per tutti, siamo contenti e continuiamo così. Presidente, grazie mille, ancora grazie, complimenti voi, grazie a tutti, grazie al nostro pubblico, ai nostri sostenitori, grazie a voi senz'altro per l'accortezza che ci fate domenica per domenica. Erano queste le parole del patron Giulio Russo della BCC Agropoli, vi ribadisco il punteggio dal Palazzetto dello Sport, BCC Agropoli 65, Martina Franca 58, a posto la linea. Antonio, mi senti? Antonio, non hai... Sì, mi senti Antonio? Sì, sento. Sì, allora, appena avrai l'allenatore e qualche giocatore ci chiederai la linea naturalmente. Va benissimo. A voi studio. Grazie Antonio Volo, abbiamo sentito dalle parole del presidente Russo tutta la soddisfazione, Emanuele, per questa vittoria. Ma non il pubblico delle grandi occasioni, l'ha ripetuto anche il presidente Giulio, poi un giorno infrasettimanale, diciamo è lunedì, un giorno lavorativo, però dice che c'erano pure delle giustamente i tifosi più accaniti, hanno sostenuto la squadra e come dice lui dice siamo quasi salvi, secondo me l'Agropoli non deve pensare alla salvezza, deve pensare a puntare, a vincere soprattutto questi playoff e poi a dare un'occhiatina a questo campionato, perché sta a 2 punti dalla prima, caro Antonio, quindi sta lottando, può lottare fino alla fine, perché poi una squadra allestita da tanti giovani interessanti e anche in molti agropolesi. Volevi dire Antonio?
No, che il presidente è un esperto, è un navigato, e quindi sa bene che prima di fare dei sogni bisogna mettere delle basi solide. La base solida è quella della salvezza, quella che era l'obiettivo di inizio anno. Poi tutto ciò che verrà dopo sarà benvenuto. Però per intanto realizziamo l'obiettivo quanto prima. Quindi è un presidente realista, anche se lui sa bene che l'Agropoli, questa Agropoli, sì, lasciamo la linea. No, abbiamo l'allenatore in diretta con Antonio Volo. Linea ad Agropoli. Siamo nuovamente in collegamento dal palazzetto dello sport di Concilio d'Agropoli in compagnia di coach Pater Noster. Una grande vittoria che consente alla squadra cilentana di riscattarsi dopo due sconfitte tra campionato e coppa. Sì, dici benissimo, una vittoria della volontà, una vittoria della squadra, tutti i 10 giocatori in campo, una vittoria importantissima, continuiamo a essere imbattuti in casa. Le due partite di coppa ci hanno segnato tantissimo, abbiamo affrontato in coppa una squadra fortissima, non ho avuto la possibilità in settimana di allenarmi al completo, quindi un plauso particolare soprattutto, a me non piace parlare dei singoli, ma soprattutto a Serino e Romano che, reduci da infortuni alquanto difficili, però hanno stretto i denti e sono stati in campo. Questo vuol dire che si sentono parte di un gruppo, si sentono parte di una squadra vincente, e quindi onore a loro, ma onore a tutti i ragazzi che sono scesi in campo. Martina è un'ottima squadra, l'ha dimostrato stasera. Siamo stati bravissimi a tenerli sotto i 60 punti. Non è facile giocare 5 partite in 15 giorni. Comunque, ti ripeto, siamo soddisfatissimi di questa vittoria. Come sempre una BCC che viene fuori alla lunga, decisivo il quarto quarto, però immagino che non sarà soddisfatto per i tanti errori, soprattutto tra il secondo ed il terzo quarto, dove sotto canestro avete sbagliato un po' troppo. Sì, oltre sotto canestro loro hanno molta fisicità, abbiamo sbagliato qualche tiro da tre di troppo, preso bene, nel senso tiri da tre aperti. A volte, ti ripeto, la palla. L'importante è che anche sul meno 4 non siamo andati fuori di testa, siamo stati lì, non abbiamo mollato soprattutto in difesa e quindi abbiamo recuperato la partita nell'ultimo quarto. Ci tenevamo a far bene, ci tenevamo soprattutto a continuare a vincere in casa. Grazie coach Paternoster e complimenti. Grazie a voi. Queste erano le parole del coach della formazione cilentana, protagonista della splendida vittoria contro Martina Franca. Ritorna quindi il sorriso per i Delfini che dopo due sconfitte tra campionato e coppa possono nuovamente gioire. Sì Antonio, appena avrai un altro ospite ci chiamerai, noi intanto diamo la linea alla regia per la pubblicità, poi ritorneremo in studio per questo succoso dopo partita di Agropoli Martina, la partita che vi abbiamo trasmesso nei minuti finali in diretta dal palazzetto dello sport di Agropoli e come avete sentito appunto dai protagonisti, vincente l'Agropoli che recupera posizioni in classifica. Linea alla regia per la pubblicità, fra poco. Banca del Cilento, crediamo nella nostra terra. Infante Calzature, indossa la qualità. Fai la tua giocata in tutta sicurezza da Barabba Games, in via Moio 26 ad Agropoli. Banca del Cilento, crediamo nella nostra terra. Infante Calzature, indossa la qualità. Fai la tua giocata in tutta sicurezza da Barabba Games, in via Moio 26 ad Agropoli. Eccoci qua dunque nuovamente in studio, abbiamo chiuso il collegamento con il palazzetto dello sport di Agropoli, il pala di Concilio, con la vittoria di Agropoli su Martina. Domani sera, dopo il telegiornale delle 20.30, intorno alle 21.15-21.20, potrete rivedere e rigodere tutta la partita tra l'Agropoli e il Martina attraverso la nostra emittente. Ed ora passiamo al campionato di Serie D con i risultati, la classifica del girone H. Manfredonia Metapontino 2-3,
Brindisi Monospolis 4-0, questa è una partita molto particolare. Francavilla Realiria 2-2, Grottaglie Gladiator 1-0, fuori casa Marcialise batte Mariano Keller 3-2, fuori casa Matera batte San Severo 4-0, la Turris travolge il Taranto 3-1 e fuori casa la Gelbison travolge la Puteolana per 3-1. La classifica: Marcianise 40 punti, Matera 39, attardato il Taranto a 36, Brindisi e Turris 35, Monospolis 34, Francavilla 33, Gelbison 31, Bisceglie Manfredonia 26, Mariano Keller 25, Realiria 24, Grottaglie 21, Sanseverio 20, Metapontino 19, Puteolana e Gladiator 18. Rimaniamo sulla classifica. Allora, Rosario, Marcianise dunque agguanta una vittoria in extremis, fra poco vedremo i gol, e dunque si riporta nuovamente in avanti in classifica. Sì, Marcianise è una squadra che non credo sia stata costruita per vincere il campionato, però è la squadra che sta più in forma, sta giocando un bel calcio. A me sinceramente è una squadra che sta un po' deludendo, che però mi è piaciuta dall'aspetto tattico, tecnico, il Taranto, che sì, sta lì, però non sta esprimendo secondo me il suo massimo potenziale. E che dire, il Marcianise ce l'avremo in casa tra un po' di tempo, quindi vedremo quello che avverrà. Vediamo i gol che si sono verificati in Mariano Keller Marcianise, con un vantaggio molto particolare da parte di Fragiello per quanto riguarda il Mariano Keller. Ecco qui dunque le immagini, partita al Cardiopalma, questa che ha messo in evidenza, ecco qui siamo proprio nelle battute iniziali con il portiere del Mariano Keller che non trattiene. È stata una partita tiratissima questo derby campano, qui ancora è Citro ad andare vicinissimo al vantaggio. Poi c'è calcio di rigore per il Mariano Keller, improvvisamente grandi le proteste del Mariano Keller che poi si va in vantaggio, porta del Marcianise che va in vantaggio, che subisce il vantaggio del Mariano Keller. Non si dà per vinta la capolista in area di rigore, qui è Citro, il solito Citro, la palla però proprio sulla linea viene ribattuta dai difensori. Sugli sviluppi del calcio d'angolo poi la formazione troverà il pareggio con questo grande gol Martuschel, bellissimo, bellissimo a giro, straordinario, 1-1. Citro è rimasto al palo in questa partita, però come al solito è sempre il migliore dei suoi. La Mariano Keller poi dunque si porta vicinissimo al vantaggio con questo tiro, l'arbitro è un po' contestato a fine primo tempo, finisce la contesa, si ritorna nel secondo tempo con una sfera di sola che ha fatto capolinea sul campo del Mariano Keller. Quindi si riprenderà con il nuovo vantaggio della formazione di casa, eccolo qua, è stato Sorrentino a siglare il gol, la battuta molto molto interessante, è la palla che è terminata con la responsabilità anche del portiere della capolista che si è fatto sfuggire il pallone sotto la pancia, diciamo così. Poi la possibilità di andare sul 3-1 da parte dei giocatori locali che con questa azione non riescono ad andare in vantaggio, subiranno poi, come vedremo, il pareggio, eccolo qui, di Allegretta, gol eccezionale, tutti i bei gol in questa partita. Marcianise davvero sta facendo un grande campionato. Eccolo qua, una palla di controbalzo, si insacca quasi all'incrocio dei pali, 2-2, e poi eravamo all'86esimo minuto e poi 3 minuti più tardi, a 1 minuto alla fine, ancora Allegretti che mette la palla alle spalle, bellissimo anche questo gol, un grandissimo Marcianise, 3-1 il risultato finale. Possiamo tornare in studio e salutare il quarto ospite, che è l'allenatore della Poseidon,
Carmine Caravante. Buonasera Carmine. Buonasera a te, grazie per avermi invitato, è un onore partecipare alla tua trasmissione. No, grazie a te, perché io voglio ricordare che tu hai avuto nelle tue esperienze il calcio, anche un po' di giornalismo. Molto, ma non, sicuramente tornerò a fare il giornalista. È quello che sicuramente mi riesce meglio. Poi il giornalismo, lo sai, no? È da sempre la mia passione. Ho studiato per quello e sicuramente spero di fare il giornalista prima di tutto. Hai fatto anche il politico con ottimi risultati, dobbiamo dire. Ma ottimi risultati non lo so, questo lo deve dire la gente. La politica è un altro bell'impegno. Sicuramente ci stiamo impegnando tuttora, non come amministratore ma sotto altra veste. Comunque siamo in gioco, lo sai, dove c'è da fare qualcosa ci mettiamo in gioco. Poi... Sì, voglio dire, sei molto camaleontico, passi dal giornalismo alla politica, al fare l'allenatore, divertimento, passione, applicazione. Ma... forse. Allora, innanzitutto si campa una volta sola, tu lo sai, quindi bisogna cercare di fare tante esperienze, io questo è quello che ho cercato di impostare così un po' quella che è la mia esistenza. Poi chiaramente ho avuto tante passioni, tu mi conosci fin da piccolo, quindi lo sai che il calcio è stata sempre la mia passione numero uno probabilmente. La politica è stato più un impegno, sicuramente lo è tuttora, e il giornalismo ho studiato per quello, però c'è chi dice che probabilmente voglio fare troppe cose e nessuna nella maniera giusta. Io penso invece che, ma diciamo che sto ancora scegliendo, sto ancora valutando cosa fare. Hai un ventaglio di scelte. Intanto io ti... questo Marcianise secondo te reggerà? Ma guarda, allora i gironi di Serie D quest'anno, almeno i nostri due credo, quelli che commentate anche voi, che affrontate più da vicino, sono due gironi che si stanno rivelando sicuramente competitivi. Forse quello lì dell'Agropoli è meno, diciamo, vede due squadre probabilmente su tutte. Ma io il Marcianise, Sergio, tu lo sai, queste sono squadre che sono costruite sicuramente per fare bene, però probabilmente io in quel girone vedevo e vedo tuttora altre squadre. Tipo, devo dire la verità. Taranto, Matera. Queste piazze qua, io credo che più è importante una piazza, più in queste categorie, soprattutto nelle ultime giornate, il peso si sente. Vediamo come è caduto invece il Taranto sul campo della Turrisi. Corallini con un roboante 3-1 si sono liberati della formazione appunto di pugliese. Vediamo le immagini se sono pronte. Rosario, ti aspettavi questa vittoria della Turris? Sinceramente no, avrei messo più X su questa partita. La Turris ci abbiamo perso all'andata, un pareggio al ritorno, forse potevamo ottenere di più in casa, perché la squadra girò molto bene, fece un bel calcio, sinceramente forse qualche occasione sprecata. Non lo so, io ripeto, avrei messo X su questa partita. La Turris è comunque una squadra in forma, però è andata così, è andata in questo modo. Emanuele, come ti spieghi questa rinascita nuova, la nuova rinascita della Turris? La Turris sembra che non muore mai, guarda. Secondo me il Taranto, io sono convinto che il Taranto e Matera alla fin fine si giocheranno il campionato. Il Taranto io credevo che non perdeva a Torre del Greco, ti dico la verità, soprattutto 3-1, un risultato proprio così netto. È un campionato strano, secondo me Taranto e Matera alla fin fine, il Marcianise non lo vedo come la vittoria del campionato. Poi la Turris oggi può vincere col Taranto, domani può perdere con il Bisceglie o può perdere col San Severo, una squadra strana, quindi è un campionato strano, però alla fin fine queste due compagini usciranno fuori sicuramente. Qui c'era stato il momentaneo pareggio del Taranto, annullato però per una posizione di fuorigioco che sembra esserci. Perché il Taranto in questo campionato
campionato, adesso a 36 punti, se non mi sbaglio a 4 Marcionisi, ha perso il derby in casa con Manfredonia, 3-2, 3 domeniche fa, immeritatamente ha preso, praticamente ha preso un gol con un rigore inesistentissimo, uno in fuorigioco, io ricordo ancora quella partita, arbitro contestatissimo soprattutto, quindi bisogna, gli arbitri dicono che non contano, ma contano nelle sorti del campionato, condizionano tantissimo. Lo vedremo anche nella partita tra Agropoli e Savoia. Sicuramente questa, dove l'arbitro ha inciso in maniera... combinato un casino praticamente, inciso parecchio proprio. Qui c'è un'azione bellissima da parte della Turris, il calcio di rigore che l'arbitro non rileva probabilmente. Guarda, sì, Sergio, vedi che la data è inesistente, secondo me è inesistente questo calcio di rigore, perché se sono rigori questi, guarda che non lo tocca, guarda che lui tira il piede. Lo ha tirato giù. Ma... E allora, dopo che il gol annullato all'Agropoli, era rigore per l'Agropoli, gol regolare è chiamato fallo contro. Quindi, questo è il raddoppio della Turris, qui l'arbitro si è assunto una responsabilità grande, secondo me. Quello vorrei rivedere perché sembra in scivolata il difensore, a parte si spingono entrambi. Guarda che il difensore stava scivolando. Il difensore in scivolata prende il pallone. Sì, se lo fanno rivedere viene tirato giù dal difensore. Noi intanto continuiamo a vedere queste immagini. Però diciamo che la Turris li ha un po' massacrati, anche se è stato annullato un gol. Sergio, il Taranto le ultime quattro partite, qui poi ha dato il calcio di rigore, l'ultime quattro partite il Taranto ha subito tre rigori contro, ultime quattro partite tre rigori contro. Infatti il Taranto sì. Qui invece va in gol 2-1, poi ci sarà il gol del 3-1 che vedremo fra poco da parte della Turris. Carmine, due nobili decadute queste qua. Nobili decadute, il Taranto sicuramente, perché il Taranto, diciamo, Taranto è una città importante, con tutto il rispetto di Torre del Greco, Taranto è ancora più importante, quindi... Loro però credo che siano in attesa di tempi migliori e penso che siano di passaggio in questa categoria. Al di là che al Taranto sta stretta anche la Lega Pro Seconda Divisione. Però e ci devono ancora arrivare e devono sudare per arrivarci. Se vinceranno il campionato lo bypasseranno perché non ci sarà più la Seconda Divisione. Sì, faranno un solo girone, però non ho capito ancora come fanno a 20... 3 da 20 squadre con 60 squadre, poi non lo so poi che serie C è. Comunque la serie C è gestita male da 2-3 anni, però loro dicono che stanno aumentando i ricavi, però io questi ricavi sinceramente... Sui ricavi credo, scusami Sergio, ci sarebbe molto da dire perché a fine anno ne vedremo delle belle, con una serie C dove non retrocede nessuno. C'è da scommettere, ci saranno delle code. Il problema è che non si fanno i campionati, non si organizzano i campionati questo, dove non retrocede nessuno. E infatti è questo insomma la responsabilità di chi amministra. Questo quest'anno ha prodotto uno sfacelo perché ha prodotto che in Serie D ci sono i calciatori che guadagnano più che nei professionisti, perché giustamente i calciatori importanti, soprattutto a dicembre, sono andati dalla Lega Pro seconda e prima divisione giustamente in Serie D, dove qualcuno gli ha promesso cose importanti per voler vincere, là sapevano che le ultime 10 partite mettevano i ragazzi in campo. E quindi questo la dice lunga su chi si vanta di aver e di amministrare bene la Lega Pro a livello di Serie C. Assolutamente sì, era per chiosare che ha perfettamente ragione. Senza retrocessioni non si può organizzare. Sergio, il più importante è un campionato di quarta serie, con questi due gironi, che è una C... che è una Serie C, una Lega Pro che non conta niente. Che conta? Cioè una squadra che non retrocede, come dico, le ultime 7-8 partite che succedono di tutti i colori. Almeno qua ci stanno nel girone praticamente del Marcianise e della Gelbis, dove giocheranno il campionato fino alla fine. Sarà un campionato spettacolare, secondo me. Levando il girone dell'Agropoli che Savoia la Bibbia. Spettacolare la Gelbis sono pure, vero? Sicuramente. No, anche questo ha perfettamente ragione. Io sto vedendo, confronto all'anno scorso, il livello si è alzato di tantissimo, sinceramente. Sto vedendo delle squadre che giocano il calcio, quando vengono a Vallo io mi meraviglio come se fosse veramente una o due categorie addirittura superiori. Sono calciatori importanti e al di là di questo ci sono delle organizzazioni di gioco importanti che non vedo in Serie C. E il girone della Gelbison che esprime queste, soprattutto il girone della Gelbison che esprime delle compagini, giocano a calcio, amano giocare a calcio, a parte i terreni sono ben tenuti perché in Puglia sono tenuti. Sì.
ma amano giocare a calcio, quindi dovunque vanno cercano di esprimere dei valori tecnici. In altri gironi probabilmente molte lo fanno, ma tantissime altre, insomma. L'effetto R a ballo funziona? L'effetto R funziona già da 2 anni. Più o meno, c'è vediamo stata una pausa. La classifica del girone H, vediamo c'è stata una pausa iniziale quest'anno, va bene, con Ferraro, poi è ritornato e credo stia facendo ancora meglio di prima. Lo dico purtroppo da Vallese, io credo che lo vedremo in altre categorie, perché secondo me merita altre categorie superiori alla Serie D. R, sì. Da quello che sta facendo, come mette la squadra in campo, come motiva i ragazzi, io non vedo nessuno che si lamenta, anche quello che gioca di meno, poi riesce comunque a trasformare la squadra, legge benissimo la partita, sinceramente lo dico purtroppo, ahimè, per la Gelbison, ma credo sia di altra categoria sicuramente. Era dunque di altra categoria, siamo perfettamente d'accordo con il collega Rosario Liguori, perché era è un allenatore che sta davvero meravigliando in senso positivo, perché poi porta tutti i calciatori ad un livello ottimale. Certo, soltanto chi non torna sui propri passi dunque non va condannato, e la Gelbison dobbiamo dire che è tornata sui propri passi, perché all'erroraccio iniziale di aver portato Ferraro qui a Vallo hanno subito, devo dire anche sotto pressioni nostre della stampa, hanno nuovamente riportato Erra e hanno fatto bene. Vediamo come ha vinto sabato nell'anticipo la Gelbison, ancora una vittoria meritatissima. La Gelbison espugna il campo della Putiolana per 3-1 e sale a quota 31 punti in classifica. Con questo risultato, un netto 3-1 maturato contro i Fregrei nell'anticipo del sabato pomeriggio, i rossoblu di Alessandro Erra si avvicinano sempre più aritmeticamente alla quota salvezza diretta ed iniziano a pensare, dall'alto del quarto risultato utile e consecutivo, anche a qualcosa in più, con la zona playoff sempre più a portata di mano, ma soprattutto nelle possibilità dei vallesi, che chiudono la pratica con 3 gol nel primo tempo. Erra sceglie il suo 4-3-3 affidandosi a Caro tenuto tra i pali, con Maiocca e Consiglio laterali e con Ruggeri e Giordano centrali. In mediana l'esperienza di Camorani e Tricarico, supportata dalla freschezza dell'under Raufiero, che sostituisce Santo Nicola a mezzo servizio. In avanti spazio a Passaro e Tedesco, che rifiniscono per la punta di peso Trimarco. La Putiolana Inter Napoli in crisi, terzultima, ha bisogno di punti e lascia aperte le porte dell'Acchiovato. I Flegrei partono anche bene, ma andranno giù quando Raufiero al 31esimo trova la conclusione vincente che supera il Colino. Nell'immediato la Gelbison riuscirà anche a trovare il raddoppio, mettendo sempre più in discesa il confronto, con Trimarco che timbra il cartellino. Quando al 42esimo Tedesco approfitta dell'errore dell'estremo difensore della Putiolana Inter Napoli al Colino e sigla il tris, la partita in pratica si spegne, con la ripresa che consegna soltanto la girandola di cambio operati dai due tecnici, e nel mezzo la rete della bandiera per i Flegrei realizzata da Salvati. Carmine, volevo porti un argomento molto particolare, anche se tu fai l'allenatore, quindi all'inizio del campionato abbiamo contestato in maniera aspra attraverso i giornali e televisioni i 3 allenatori della Gelbison, della Batti Pagliese e dell'Agropoli: Pietro Pinto, Ferraro e all'epoca c'era l'allenatore della non ricordo il nome, l'allenatore della Batti Pagliese, sostituiti da Pirozzi ad Agropoli, da Erra a Vallo e da Squillanti a Batti Paglia. Tutte e 3 le squadre hanno avuto un'impennata straordinaria. Sbagliata quindi la scelta iniziale? Innanzitutto diciamo che li hai fatti esonerare tutti e 3, quindi quindi diciamo che sei stato... Ho avuto ragione allora. I risultati ti danno ragione, quindi nel calcio sicuramente contano i risultati. O meglio, i risultati contano. Per me non sono la cosa più importante, ma contano nel giudicare un allenatore. I 3 tecnici che hai nominato prima sono secondo me comunque 3 allenatori validi, probabilmente non hanno trovato nel periodo iniziale di questo campionato l'ambiente giusto, l'intelaiatura giusta, i calciatori giusti per potersi esprimere anche loro come allenatore, perché l'allenatore esprime le proprie idee e cerca di metterle in campo. A volte trova la chimica giusta, a volte no. Sono stati però sostituiti da 3 società che
hanno chiaramente fatto le loro scelte in piena autonomia, da tre allenatori altrettanto validi, che io conosco bene, soprattutto Gigi Squillante. E ti posso dire che ad esempio la Battipagliese, che ho visto anche con noi in amichevole alcuni giovedì, quindi la conosco meglio, e ti posso dire che Squillante è uno che dà un gioco, e soprattutto dà una mentalità. Lui è stato calciatore e quindi sempre in D, conosce bene la D, e la Battipagliese secondo me è probabilmente la vera rivelazione di quel girone, perché sì, è stata una squadra che è stata costruita anche lì per cercare di fare bene, però all'inizio era partita male e molti la davano per finita, o meglio che avrebbe fatto un campionato anonimo, invece Squillanti ha saputo farla crescere. L'Agropoli, io ti dico che finalmente dopo un anno e mezzo di tentativi... Di guai. Di tentativi. Tu poi li definisci a tuo modo, io uso il termine tentativi. Probabilmente ha trovato il bandolo della matassa, perché in questo momento, secondo me, la squadra occupa le posizioni per le quali è stata costruita. Ecco, Rosario, i senatori che più hanno diciamo dato forza al progetto di Erra, quali sono stati? Sicuramente la forza, così come l'anno scorso, è il gruppo che si è formato e si è riformato, anche se con un po' di ritardo si è riformato quest'anno. Importantissimi sono tutti, cioè, soprattutto poi di esperienza, possiamo parlare di Tricarico, di Tedesco, di Camorani, lo stesso Ruggeri, che all'inizio non è partito benissimo, ma poi è diventato praticamente un muro lì dietro. E su questi calciatori, poi l'aggiunta di Francesco Sica, che è arrivato con tanto di motivazioni, e poi il resto da under forti, perché in Serie D tenere gli under è fondamentale, tenere calciatori giovani che entrano subito nei meccanismi di gioco in maniera intelligente non è facile. Da questo punto quindi di vista, quindi alcuni calciatori fortunati, scelti però da Ferraro, poi si sono rivelati ottimi. Qualcuno diceva vengono a svernare a Vallo, invece si sono rivelati ottimi. Più che scelti da Ferraro, credo siano sicuramente delle scelte sue, però delle scelte anche del direttore sportivo, insieme certo, con la società, certo. Quindi sono stati spesi dei soldi in maniera razionale. Soprattutto la difficoltà, io credo, per tutte e tre le squadre del Cilento, le due squadre più la Battipagliese, sono state i problemi, credo che siano arrivati dal fatto che abbiano cominciato a costruire la squadra un po' tardi, hanno ricominciato a costruire sia l'Agropoli sia la Gelbison, ha costruito praticamente tutto il gruppo da un zero. Merito, io un applauso volevo farlo ad Albano, che ritengo sia un uomo di calcio molto raffinato e molto perspicace, perché bravo Albano. È una persona molto seria, una molto persona seria, presente, soprattutto sta lì a vedere i calciatori insieme con Francesco Scarpa, il direttore Agostino di Spirito, quindi la società è molto molto presente sul campo della parte. Gelbison. Uno dei grandi segreti della Gelbison è questa, sempre ogni anno trova una società. Sì. Questo è bello, vedere, io credo anche per i calciatori, saper di avere degli occhi addosso, anche durante un allenamento, credo sia fondamentale. Rosario, può essere stato un crocevia, io la definii molto positivamente, altri negativamente, la sparata del presidente della Gelbison in seguito ad una partita non vinta dalla Gelbison. Sì, io credo in casa. Che sia stato... Lui se la prese con i calciatori... Sì. Ti ricordi? Io, sì, io gli ho dato ragione in quel momento. Io credo che quello sia stato un punto di ripartenza la Gelbison. Ha stimolato l'ambiente, alcuni hanno capito che non erano essenziali, hanno cominciato ad avere paura, alcuni giocatori hanno cominciato a capire che a Vallo si facevano e si fanno le cose serie, e quindi hanno abbracciato questo progetto e i frutti stanno arrivando, stanno uscendo. Certo. Credo sia stato però fondamentale quel discorso del presidente in quel momento particolare
di calo di tensione soprattutto. Vogliamo vedere il prossimo turno del girone H, poi parentesi sull'eccellenza. Domenica prossima dunque si giocherà a Vallo della Lucania. Se la regia si può, ci può mostrare il prossimo turno. Intanto nel eccolo qua. Gelbison Grottaglia, Gladiator Francavilla, Marcianise Bisceglie, Matera Puteolana, Metapontino Mariano Keller, Monospolis San Severo, Rea Liria Manfredonia e Taranto Brindisi diventa la partita clou del girone, perché sarà una partita davvero molto molto particolare. Adesso vedremo le immagini di Sarnese di Sarnese Angri, il big match della giornata con la Sarnese che vince 3-2, però è la Poseidon, la tua Poseidon, Carmine, la nostra Poseidon. E purtroppo fanalino di coda in eccellenza, però ha grandi, grandi potenzialità per salvarsi. Ma questo, insomma, mi fa piacere che lo dici. Diciamo che queste potenzialità ci auguriamo che emergano. Al momento molti sono scettici, chiaramente la posizione di classifica è quella che è. La squadra nelle ultime 11 non ha mai vinto, quindi diciamo che i numeri parlano abbastanza chiaro. Io direi di stare tranquilli, è profetico, azzeccate 3. Noi abbiamo fatto il possibile come società e lo stiamo facendo ancora. Quello che ho detto alla squadra, io cerco di navigare, non dico a vista, però piano piano ho detto, noi l'obiettivo che ci dobbiamo porre è l'obiettivo più logico, quello di evitare l'ultimo posto. Evitare l'ultimo posto vuol dire giocarsi play-out, questo è quello che dobbiamo fare. Poi è chiaro che la classifica è ancora permette, perché bastano un paio di vittorie, ovviamente le partite, l'ultima che abbiamo fatto l'abbiamo giocata bene, questo lo devo dire, lo abbiamo detto anche coi ragazzi. Abbiamo giocato contro la Libertas Stabia, che è una delle migliori, se non la migliore, insieme alla Sarnese. Come gioco credo sia quella che gioca il miglior calcio. E siamo stati molto sfortunati, questo l'hanno riconosciuto un po' tutti. Posso dire una cosa? Sì. Io credo che già una vittoria è di avere la Poseidon. Perché da quando era scomparsa io avevo un vuoto nel calcio. C'è la Poseidon, c'è la Poseidon. Il fatto che non ci fosse più è grave. Era grave. Ecco. Era grave, e quello abbiamo cercato come progetto societario di rimettere in piedi. Ovviamente quest'anno ci siamo trovati in eccellenza, noi l'anno scorso facevamo la promozione, siamo stati ripescati per la classifica degli ultimi 5 anni, abbiamo ottenuto ripescaggio e devo dire la verità, non dico che non eravamo pronti alla categoria, però ci siamo trovati in un girone, soprattutto quello di quest'anno, dove ci sono piazze molto molto importanti. Pensate che squadre come il Sant'Antonio Abate, la Palmese, lottano per non retrocedere. Quindi quando tu vai già a confrontarti con società, lo stesso Ariano voglio dire, insomma società che hanno un blasone, che hanno fatto sempre la D, se non la Palmese 3 anni fa faceva addirittura la C, e ti trovi a confrontarti con loro per la salvezza, chiaramente diventa difficile, perché tu come ben sai, Sergio, da noi il fattore ambientale è zero. Domenica la Sarnese forse è chiuso il campionato? No, la Sarnese è sicuramente la favorita, ma il campionato non è chiuso. Vogliamo vedere le immagini abbiamo le immagini della partita tra Sarnese e Angri, vinta per 3-2 dalla Sarnese. È stata una partita molto molto bella, vediamo. Pioggia è lo scenario che sta accogliendo le squadre che stanno facendo il loro ingresso in campo per questa sfida principe della 21esima giornata. La squadra inglese va a salutare
i propri sostenitori. Gli assistenti sono d'Apice di Castellammare di Stabia e Domenico Savino di Torre Annunziata. Partita la gara con il primo tocco, il lancio in profondità di Ciro Manzo. I calciatori si conoscono, intanto arriva da lontano, l'ha provato Attilio Della Femina a colpire al volo, il pallone è andato ben distante dai pali della porta del portiere Ruocco. Ancora a cercare il numero 11, attenzione, il pallone calciato da Ferraioli passa davanti lo specchio della porta granata. Incoronato lì ha potuto soltanto guardare il pallone che andasse a fondo campo e dunque ci sarà il rilancio di Ruocco. Manzo, pallone a spiovere nel cuore dell'area di rigore, attenzione, pallone che salta anche il portiere, esce di un soffio, gli cede palla in questo istante, poi arriva il traversone al centro, incoronato, colpito al petto ma forse eccessiva la caduta, c'è stato il tocco ma non crediamo che c'erano estremi. C'è Tufano, l'iniziativa della Polisportiva, ci arriva con le mani Longobardi, non riesce a bloccare, poi ritorna sui suoi passi, arriva il cross e ci arriva anche pallonetto il destro al centro, Maggio ci arriva in corna però non angola bene, troppo largo. E Langri che può ancora costruire il suo attacco, Ferraioli, attenzione, è in aria la conclusione, la battuta di destro, la risposta di Ruocco. In campo per disputare il secondo tempo, per vivere insieme a voi le emozioni di questa partita bella, intensa, tra due grosse squadre sprecate per la categoria. 0-0 al termine dei primi 45 minuti, poi ancora un lancio in profondità, Nasti, qualche difficoltà, Ferraioli, l'appoggio per Incoronato, attenzione, Incoronato e il miracolo di Ruocco, dunque Angri subito a scuotere il pubblico, a regalare emozioni, si fa sorprendere di cappa, il cross al centro di petto, attenzione, dubbia questa azione ma ci sembra che abbia toccato con nell'angolo tra spalla e braccio. Intanto gioco che prosegue, Savarese, lo scambio con Tufano, poi il cross, attenzione, il palo alla formazione angherese, da lì sono partiti i lanci che hanno generato maggior pericolo, attenzione, Tufano in aria, la conclusione di Agnello e la Polisportiva Sarnese passa in vantaggio, Ciro Agnello, abbattuta dalla bandierina. Palla a giro di Savarese sul secondo palo e poi c'è il gol del capitano Esposito e quindi 2-0 Polisportiva, un Angri che è andata in blocco totale, ha capito tutto Esposito, pallone ancora allontanato ma rimesso ancora là, Incoronato, Ferraioli può scaricare e ancora Ruocco dice no, appoggia sul Romano. Il suo pallonetto tentato senza problemi per Longobardi, non è stata chiesta la distanza, dunque è giusto che resti lì in zona. Adesso è Giuliano, la sua conclusione, attenzione, e c'è la rete dell'Angri, dunque è Ciro Schettino a riaprire le speranze, a ridare speranza all'Angri. Del livello di calcio d'eccellenza, pallone al centro. Al centro per Maggio di testa, rete! È arrivata il 3-1. È arrivato il 3-1 per la Polisportiva Sarnese, ancora una dormita generale. La conclusione di Ciro Manzo, pallone teso e poi palla in rete, 3-2. Accorcia ancora l'Angri con Imparato. Filtra per Romano, attenzione, uno contro uno, poi ancora Agnello, il sinistro all'opportunità, prova il pallonetto, pallone che se ne va. Palumbo, arriva il triplice fischio, finisce la Polisportiva Sarnese, batte 3-2 l'Angri e dunque dà una scossa al campionato. L'Angri si allontana a meno 6 dalla vetta. Carmine, allora tutto dentro in questo tuo campionato?
Ma io l'ho detto anche molte, alcune settimane fa, insomma questo è un campionato che davanti deve ancora dire molto. Sicuramente la Sarnese a dicembre ha operato bene perché insomma ha preso a Gaetano Romano, insomma. E la Calpazio? La Calpazio si è ripresa bene, la Calpazio aveva avuto un avvio disastroso. Loro hanno avuto una vittoria importante, credo, verso prima di dicembre, sì, verso il... Palma Campania. A Palma Campania, e lì è stata un po' la loro svolta psicologica. Poi chiaramente, come noi, dovranno sudare anche loro le proverbiali sette camicie. Ovviamente loro in questo momento stanno meglio di noi perché hanno tre punti in più. Forse una coppia d'attacco come Russomanno e Maurizio De Cesare, che quando giocherà insieme, ancora non hanno mai giocato insieme, probabilmente sarà una coppia d'attacco pesantuccia, o mi sbaglio? Sicuramente la loro coppia d'attacco è una coppia d'attacco importante. Io dico che la nostra è più forte, però chiaramente noi, la squadra che abbiamo messo insieme adesso, io sono convinto che da adesso alla fine può fare molti punti. È già derby? No, vabbè, non è che è già derby. Purtroppo saremo costretti, per causa di forza maggiore, a dover lottare, probabilmente anche l'uno contro l'altra, perché siamo nelle ultime cinque, ci siamo tutte e due. E dobbiamo evitare l'ultimo posto, diciamo che loro sono penultimi, però c'è anche l'Eclanese. Speriamo di fare la corsa sull'Eclanese, di arrivare... Così un bel play-out. Il play-out magari lo facciamo con le squadre diverse, come è probabile, se arriviamo penultime e terzultime ci salviamo tutti e due i play-out. Questo sarebbe il massimo per la Capaccio sportiva. Adesso hai parlato più da politico che da sportivo, però. Ma io, allora, stesso comune. Smetto di parlare da politica e parlo da sportivi. Innanzitutto la Calpazzi e la Poseidon sono due squadre che è vero che sono tutte e due di Capaccio, però a me piace dire, come io credo anche alla Calpazzi, che abbiamo un'identità diversa, perché abbiamo storie diverse, e quindi ci sono squadre nel mondo, nei campionati, che stanno a un quartiere di distanza una dall'altra e sono rivali. Noi non credo che siamo rivali, perché in questo momento lottiamo per lo stesso obiettivo, purtroppo, anche se alla vigilia lo avevo preventivato, perché era un girone nel quale avremmo dovuto sudare entrambe. Sergio, noi lavoriamo giorno per giorno, quotidianamente, ci alleniamo, chiaramente dobbiamo dare non il 100 ma il 105, mettere da parte quelli che sono gli errori, riuscire a fare quello che nel calcio si deve fare quando si è in una situazione delicata. Ce lo siamo detti con la squadra, i rinforzi li abbiamo presi. Hai detto in una frase tutta la bellezza del calcio: ci sono squadre di quartieri dunque confinanti, e questo forse probabilmente è il succo del campanile, che poi deve essere lo spirito e lo spunto per giocare, per essere presenti. Io sono d'accordo con Carlo. No, ma io quando a me, per esempio, quando ho fatto il politico, dicevo: ma no, dobbiamo fare un'unica squadra, perché non si fa un'unica squadra? Perché l'Arsenal e il Tottenham mica pensano di fare un'unica squadra. Cioè, sono identità distinte, e all'interno di un paese di 20.000 abitanti ci sono due squadre di eccellenza. Io ho detto: trovatemi in provincia di Salerno un paese che ha due squadre nel massimo campionato regionale dilettantistico. Non credo ce ne siano. Qui diciamo che Capaccio Pestum dovrebbe essere un comune all'avanguardia dal punto di vista... Lo è, anche per quanto è dato al calcio nazionale. Allora, una cosa è certa, la tradizione ce l'abbiamo e abbiamo più dato di tutti, tanto al calcio... Abbiamo dato al calcio nazionale giocatori di Serie A, ma più di uno. E ci sono città anche di 80.000, 100.000 abitanti che magari non ne hanno dato nessuno. Noi abbiamo calciatori, abbiamo la storia tuttora, insomma, il vice allenatore della Juve è un capaccese. Tu che sei juventino.
No, ma io qualche giorno fa, vedendo proprio una partita della Poseidon, ho duramente attaccato Pietro Sabbia, ex giocatore di Agropoli e della Poseidon, perché ho detto che con il sito Pestum in Rete, che fa tantissimi contatti, ha troppo abbassato il livello del calcio a capaccio. Si parla di terza categoria quando ci sono due squadre di eccellenza. No, però è vero quello che dici tu, però è vero anche un'altra cosa, certo. Dato interesse. Quel segmento, che è la terza categoria, la seconda categoria, comunque ci sono 6-7 squadre, sono persone che una volta si andavano a divertire facendo il calcetto il giovedì, oggi hanno deciso di fare una squadra di terza categoria. Vivono in maniera sana la loro passione settimanale, si vanno a fare i due allenamenti, si vanno a mangiare la pizza, giocano la partita la domenica, il sabato, cioè alla fine... Oggi tu lo sai, c'è il social network da popolarità in maniera. È diventata lì sopra, se lo vai a leggere. Sì, lo so, vado a leggere. C'è una passione, una. Come dice Carmine, a volte guarda, quello c'è pure diciamo, la curiosità di andare a vedere cosa ha scritto, ad esempio, Pietro, Giovanni, Francesco. Certo. Pure il giocatore. Quello è bello, ha ragione. Su questa cosa qua. Poi Pietro è molto bravo, Lo so, ma io lo stuzzico. Pietro è molto molto bravo. Io l'ho invitato più volte qua, non vuole venire. È molto molto bravo. Adesso devo dare la linea alla regia per la pubblicità. Fra poco, dunque, per gli approfondimenti di Savoia-Agropoli, Acragas-Cavese, due partite che probabilmente hanno dato la svolta finale al campionato di Serie D Girone I. A dopo. Del Cilento. Crediamo nella nostra terra. Infante Calzature. Indossa la qualità. Fai la tua giocata in tutta sicurezza da Barabba Games in via Moio 26 ad Agropoli. Banca del Cilento. Crediamo nella nostra terra. Infante Calzature. Indossa la qualità. Fai la tua giocata in tutta sicurezza da Barabba Games in via Moio 26 ad Agropoli. Eccoci qua nuovamente in studio per la terza e l'ultima parte della nostra trasmissione, anche questa molto molto succulenta, perché si sono giocate due partite di grandissimo livello nel girone D di Serie D. Andiamo a vedere i risultati, la classifica. Acragas Cavese 2-3, grandissima partita della Cavese che in 10 uomini vince sul campo dell'Acragas. Città di Messina e Ragusa non si è disputata, quindi 3-0 a tavolino. Due Torri Noto 2-2, Gioiese Montalto 0-0, fuori casa batte Pagliese, batte Licata 1-0, fuori casa pure Vibonese batte Rende 2-0, Savoia Agropoli 1-0 e Torre Cuso Orlantina 5-2, partita trasmessa in diretta TV alle ore 14 domenica pomeriggio. Vediamo la classifica. L'Agropoli perde 3 posizioni, però è a un punto dopo la sconfitta maturata nelle ultime battute finali, molto contestata. Savoia 56, Acragas 47, ormai il Savoia è la squadra che va in Lega Pro. Cavese 38, Battipagliese 38, Gioiese e Terricuso 37, Agropoli 36, Noto 33, Montalto 30, Interreggio e Orlantina 28, Pomigliano 28, Due Torri 22, Città di Messina 22, Vibonese 22, Rende 15, Licata 7, Ragusa 2 punti. Emanuele Sicignano, tu hai visto Agropoli, Savoia, eravamo insieme, l'Agropoli è uscita tra gli applausi dal campo di Torre Annunziata. L'Agropoli ha giocato solo l'Agropoli. Per me è una partita, io ne parlavamo però la settimana scorsa, ho detto questa Agropoli qua attuale può vincere qualsiasi campo. Noi abbiamo assistito alla partita, cioè io ho visto a un certo punto che il Savoia, una squadra che ha 15-20 punti più dell'Agropoli, 10-15 punti non so precisamente vedendo la classifica, giocava in fase difensiva, in contropiede. L'Agropoli ha fatto letteralmente la partita. L'Agropoli ha avuto 3 palle nitide e gol. È un gol annullato, regolarissimo, che c'era anche rigore. O è rigore o è gol. E ha preso anche il Savoia il primo tempo, ha avuto qualche occasione. Ha avuto un'occasione col numero 10, parliamo di occasione.
un tiro che è andato. L'Acropoli ha avuto una con Capozzo, il secondo tempo, un'altra con il numero 11, che non ricordo bene il nome, sempre a tu per tu con il portiere. Un gol regolare e annullato. D'avanzo due volte, due miracoli del portiere. Cioè l'Acropoli ha avuto 5 palle gol. Il portiere è stato strepitoso. Il portiere e l'arbitro, perché dobbiamo dire sì, il lo portiere. Non aspettavi un Acropoli così in palla nel giro di ritorno. L'Acropoli, come prima ha detto il mister, le ha tentate un po' tutte, finalmente forse è riuscito a trovare la via giusta, a trovare i calciatori motivati, magari prima alcuni non avevano la giusta motivazione, ha motivato l'ambiente e credo che questi siano i risultati. Antonio, tu che di Acropoli Savoia te ne intenti? Intanto porta male il mese di febbraio. Evidentemente non bisognerà anche mai... Anche la Coppa Italia, il primo febbraio di 2 anni fa, il Savoia vinse... È sempre nel finale, quindi il finale di partita riserva brutte sorprese. A proposito del finale di Coppa Italia, la settimana scorsa si è disputata, sì. Il Vol ha vinto con la Scafatese, i calci di rigore. La Virtus Scafatese. E quindi niente, l'ultima parte evidentemente delle partite con il Savoia vanno così. Però intanto esce a testa alta da un campo difficilissimo. Il Savoia ormai ha messo una seria ipoteca sulla vittoria finale, quindi uscire dal campo del Savoia con gli stessi tifosi del Savoia che applaudono la squadra che gli ha fino all'ultimo conteso la partita significa che è un Acropoli forte, che non ha nulla a che vedere con l'Acropoli dello scorso anno e comunque con lo stesso Acropoli della prima parte. Comunque, si è imboccata evidentemente la strada giusta. Comunque ci sta un'altra cosa, noi eravamo con Sergio, prima che il Savoia segnasse che l'Acropoli giocava solo l'Acropoli, stavano contestando l'allenatore Savoia. Paola era contestato. Contestatissimo, sì. Sia sulle sostituzioni, contestato perché l'Acropoli è una partita, guarda, l'Acropoli non buttava mai la palla. Allora, io l'Acropoli quest'anno l'ho visto giocare col Savoia all'andata e al ritorno adesso, signor. Ma ho trovato un abisso impressionante, con Pirozzi bisogna alzare le mani, si sta vedendo il gioco. Poi l'Acropoli aveva una capacità con una prima in classifica, non buttava mai la palla, al portiere Pirozzi si rinviava, si arrabbiava, doveva partire da dietro, non la buttava mai. Poi con questi due innesti che ha fatto, Platone e D'Avanzo, che sono due giocatori formidabili, e poi è uscito fuori, secondo me, Tarallo che è la punta, che è uno che non perde mai la palla, la difende benissimo, e poi c'è quel Capozzo che secondo me è entrato in secondo tempo. Guarda, queste sono le partite in cui, qui c'è un allenatore, forse lui mi conforterà in quello che dico, in cui un tecnico, visto anche la classifica, gli fa molto più piacere avere una sconfitta ma con una buona prestazione che avere una vittoria con una pessima prestazione. Queste sono le partite in cui ti dice tantissimo sulla tua squadra e credo che Pirozzi sia tornato dalla trasferta dicendo qui ho finalmente trovato una grande squadra. Sì, torniamo al giro di Torre Annunziata con questa partita raccontata sempre, devo dire, in maniera eccellente dallo strillone che ormai è diventato di casa ovunque. Partiti in questo istante subito l'Acropoli che gioca il primo pallone con un lancio cercato da Giraldi, ritorna, ricordiamolo, dopo la squalifica dei Liguori, lancio in avanti per Longo, ottima idea, Longo in aria e solo il pallonetto fuori, clamorosa occasione fallita dal Savoia con Longo. Avanza il difensore centrale dell'Acropoli, vince un rimpallo, siamo alla tre quarti, Panini salta anche dei rigori, attenzione, pensa alla conclusione, la effettua! E palla che termina di poco a lato, ancora un erroraccio di Platone che regala palla ad Esposito, contropiede del Savoia, Meloni in aria, destro! E la parata di Carezza che si distende, Biglietti, dei rigori, Esposito, siamo al limite, ottimo il gioco di gambe ancora del giovane centrocampista maglia numero 11, il servizio per Biglietti sulla sinistra, traversone, Longo in scivolata, non riesce a intervenire, poi da terra e Carezza, Tarallo, il tocco per D'Avanzo, Maiolaro fuori dai pali e poi con un bel balzo Felino, servizio all'indietro per Giraldi che apre tutto in direzione di Sosero, sovrapposizione di Guarro, Sosero se ne va in aria, Sosero, miracolo di Maiolaro che con i piedi si oppone, il Savoia si mantiene in proiezione offensiva, Esposito in area di rigore, il servizio per Tiscione, Meloni, incredibile l'errore di Meloni che si divora letteralmente il vantaggio per il Savoia. Il settore destro, metà campo dell'Acropoli, traversone di Tiscione, poi Esposito al limite, Meloni in aria, Meloni, Carezza ancora che gli dice di no. 45 minuti dunque, tutti da vivere, da gustare. Pronto Platone con il destro, è uno schema d'avanzo in area di rigore, Guarro tutto solo, colpo di testa, Maiellaro, che parata. 5 bianco scudato, prova a servire con un lancio lungo del Sorbo che cade a terra, tutto regolare per l'arbitro, riconquista comunque palla alle sue spalle dei Liguori.
Viglietti, nuovamente del Sorbo, spalla alla porta, limite dell'area, si gira bene, servendo a sinistra Tiscione, punta i due avversari, traversone al centro, del Sorbo di testa! Attenzione all'Agropoli che ora sviluppa la propria azione al limite d'avanzo, ancora Maiellaro! Ancora un errore di De Liguori, anche lui oggi sottotono. Ora ripartenza veloce di Capozzoli per l'Agropoli, entra in aria Capozzoli, Maiellaro! Uscita bassa, prodigiosa, terzo, grande intervento. Ora Ragosta, calcio d'angolo, già battuto dall'Agropoli. Giraldi, traversone al centro con il destro verso Scognamiglio, rete! Ma c'è il fallo! Fallo di Scognamiglio. Bizzarro la spedirà al centro con il sinistro. Lo fa, traversone al centro, non riesce a intervenire Stendardo. Poi Giraldi, svirgola, palla che dunque resta al limite. Criscuolo la rimette in aria per Del Sorbo, incredibile, sbandierata una posizione irregolare inesistente ad Antonio Del Sorbo che era partito nettamente dietro. Traversone al centro di Bizzarro, palo, Terracciano! Savoia in vantaggio! Terracciano, ancora una volta lui! Ancora una volta lui! Nei momenti più importanti del campionato! Lo ha fatto a Torrecuso! Lo fa quest'oggi, un gol quasi involontario! Ma va bene così! Un gol quasi involontario dopo il palo direttamente da calcio d'angolo! Colpito da Bizzarro, Terracciano quasi di ginocchio! L'ha buttata dentro! Savoia 1, Agropoli 0, al 38esimo l'uomo dei gol forse decisivi per il campionato del Savoia, Mario Terracciano. Spinta ai suoi danni che comunque consente a Maiellaro la battuta di questo calcio di punizione. Ha sbagliato tutto però qui il portiere del Savoia che avrebbe potuto recuperare tempo, ma finisce qui, non c'è più tempo. Savoia 1, Agropoli 0, l'ha decisa Mario Terracciano, c'è una grandissima festa. Ma io direi che l'ha decisa l'arbitro, però, perché se da quel gol netto all'Agropoli, francamente. Quando tu hai fatto la domanda all'allenatore del Savoia, se ti ricordi bene, lui ha detto che lui ha ammesso anche che secondo lui non c'era fallo, era gol, l'ha ammesso. Poi ha detto una cosa intelligentissima: lui ha detto per me è la migliore squadra che ho affrontato. Abbiamo affrontato. Abbiamo un'intervista dell'allenatore del Savoia. Io, prima di vedere le interviste del dopo partita, vogliamo rivedere un po' questi due episodi che hanno un po' dunque cambiato il volto di questa partita, cambiato il corso della partita. Vediamo un po' il gol annullato all'Agropoli, adesso rivedremo. Carmine, ti aspettavi un Agropoli con questo piglio a Torre Annunziata? Sinceramente no, però vuol dire una cosa, vuol dire che l'Agropoli ha fatto tanti passi in avanti. Devo dire anche una cosa, il Savoia ha molti passi indietro rispetto a questa prestazione, perché io mi ricordo com'è partito il campionato del Savoia, 4-0, 5-0, 3-0, 4-0, facciamo la serie D, ma siamo una squadra di C, noi non facciamo proprio classifica, le vinciamo tutte, sono stati ridimensionati di parecchio. L'Agropoli, che era cresciuta chiaramente, lo si sapeva. Probabilmente qualcuno aveva sottovalutato anche sto rientro in classifica dovuto anche a due partite non disputate, però credo che alla luce di quello che ha fatto vedere l'Agropoli, quelle due partite, anche se le giocava, faceva lo stesso 6 punti, e questa è una partita nella quale l'Agropoli deve veramente mangiarsi le mani, perché queste sono tutte azioni, sono tutte ripartenze a palla scoperta, tutti 3 contro 2. Aspetta, noi lo stiamo vedendo in bassa frequenza. Ma al di là adesso ce lo faranno vedere anche in diretta. Al di là di questo episodio, Sergio, l'Agropoli poteva concretizzare e capitalizzare, sì, in almeno altre 4 occasioni. Qui forse è fallo del difensore. Bravo, esatto, bravo. Il rigore, bravo, del difensore. O al massimo qui non fischi niente, o se devi fischiare forse è rigore, perché lo tira giù, ma sicuramente non puoi fischiare, il difensore dell'Agropoli, certo, è avanti, quindi è avanti, non ha nessun motivo, bravo, di fare fallo, l'altro gli frana addosso, gol regolare, o se la palla va fuori probabilmente calcio di rigore, non c'è da discutere, è davanti, come fa a fare fallo davanti con il difensore dietro? Ecco, devo dire però qui che vediamo qua. Questo qua non c'è fuori gioco, secondo me. Secondo me c'è fuori gioco. No, non lo so, forse esce in tempo il giocatore dell'Agropoli. Sì. Il riferimento è l'ultimo biondo che sale, il numero 8. Eccolo lì.
Guarda, sia regolare. Dire, purtroppo non è regolare, purtroppo è credo regolare. Che sia regolare. È regolare. Dietro l'otto, non sale in tempo. Non sale in tempo. Platone sì, tiene non, in era, tempo. Non era salito, era il giocatore che saliva centralmente. Sì. Purtroppo anche qui il guardalino ha sbagliato. Però dobbiamo dire onestamente che l'Acropoli meritava il vantaggio prima. Ha avuto molte occasioni, molto più pulite le occasioni dell'Acropoli di quelle del Savoia, anche se è stato bravo anche il portiere dell'Acropoli. Ti dico una cosa, io non mi, come dicevi tu, non ti aspettavi. Io ne parlavo una settimana fa qua, dicevo, gente mi prendeva per pazzo, perché io giustamente quando lo dico e lo ripeto, quando devo attaccare la gola attaccato, non difendi, perché ha fatto degli acquisti, gioca a calcio, sta giocando benissimo. Io ho detto, secondo me l'Acropoli è una delle poche squadre che può vincere sia a Torre Annunziata che con l'Agres, che sapevo le potenzialità e mi hanno detto come stava giocando e ho visto come stava giocando. L'Acropoli non è andata alla imbarazzata dal pubblico, da qualche parola, dall'arbitro, perché l'arbitro è stato nettamente con, ha giocato a calcio, che non faceva da tempo, che non vedeva l'Acropoli a calcio. Cioè, secondo me, l'Acropoli attuale, come dico, non è inferiore né al Savoia né all'Acracres né a nessuno. Secondo me, attualmente, l'Acropoli è la vera forza di questo girone. Si può candidare tranquillamente a vincere i playoff. Pure io sono completamente d'accordo. Sono convinto. Andiamo a vedere il dopo partita. Che ha lo stesso organico del Savoia, dell'Agracas, della Battimatese, un organico importante. È l'unica cosa che sono partiti un pochino in ritardo, perché lottavano insieme a noi per vincere il campionato. La mancanza di Capitano Scarpa probabilmente si è fatta sentire? No, perché sia Longo che Bizzarro hanno fatto il proprio dovere. Soltanto che noi abbiamo sempre questa difficoltà, però abbiamo speso tantissime energie, noi ogni giorno, ogni settimana spendiamo delle energie nervose impressionanti, perché noi siamo condannati e obbligati a vincere e non è facile vincere in queste condizioni. Perciò, sai, oggi il capitano, chi l'ha sostituito degnamente. Io penso solo che oggi sia stata una grande vittoria da parte della squadra, del gruppo, e il merito è solo di questi ragazzi, perché si sono sacrificati, aiutati e hanno voluto questa vittoria. Meloni ancora sottotono, non riesce proprio a sbloccarsi, forse questa era più una partita per Del Sorbo? No, Peppe ha fatto il suo dovere, ha avuto 3-4 occasioni per poter fare gol, questo è un momento particolare per il ragazzo, però io penso che lo spirito di sacrificio va messo in evidenza, lo spirito di sacrificio della squadra. Antonio è stato febbricitante tutta la settimana, anzi sono contento che come sono entrati i tre ragazzi, sono entrati alla grande con determinazione e subito si sono inseriti. Grazie mister. Grazie a voi. San Maiellaro si è riconfermato tra i pali oggi del Savoia. No, diciamo che è stata una bella partita da parte di ambe le squadre, noi abbiamo meritato di più di vincere la partita, però va bene così. Per quanto riguarda diciamo i tifosi, si conferma forse uno dei migliori portieri di questa categoria, sentivamo anche degli spalti che si diceva proprio questo. No, ma io i tifosi devo solo ringraziare per quello che fanno per me, che mi elogiano, però io continuo per la mia strada, sempre umile, sempre partita dopo partita. Dopo Agrigento hai messo anche l'Acropoli tra le squadre che non sono riuscite a segnarti in qualsiasi modo. Sì, vabbè, diciamo che già sono 4 partite che non prendiamo gol, non lo vorrei dire però, e speriamo di andare a cavo e di vincere anche lì. Che cosa è successo per quanto riguarda il gol annullato, diciamo loro, c'era fallo di Scognamiglio sì, su Stendardo, tu eri più vicino, cosa è successo? Sì, c'era la strattonata Scognamiglio a Stendardo e l'arbitro fischiò il fallo. Ok, grazie. Mario, secondo gol pesante, 6 punti del Savoia soltanto con i gol tuoi. Al di là dei gol sono felice sicuramente, al di là dei gol io sono felice perché siamo andati a più 9, quindi è un traguardo che ci stiamo avvicinando, certo non sono tanti ma nemmeno pochi, quindi noi siamo tutti contenti e speriamo di essere un po' più tranquilli tra virgolette. Mario, che cosa è successo in occasione dell'infortunio? Ti abbiamo visto a terra dolorante, ma non abbiamo capito cosa è successo realmente. Ho preso una bella gomitata, come vedete, però per un attimo mi girava un attimo la testa, quindi però fortunatamente poi è andata bene, dai. Mario, ci spiegaci un pochettino cosa è successo in occasione del gol annullato a Scognamiglio. In occasione del gol c'è stata una leggera spinta di Scognamiglio da parte, ho sentito una leggera spinta. L'arbitro è stato bravo perché stava lì, l'ha vista, il poco di spinta.
altri arbitri può darsi anche che quello è un gol che lo convalidano, però fortunatamente stava lì e per fischiare significa che qualcosa ha visto, non è che se si inventava il non fallo. Un'ultima domanda, un abbastanza provocatore, adesso l'accozzaglia è a più 9? Ma io non mi piace a me rispondere proprio a tono a chi parla in questo modo, soprattutto chi sta nell'ambiente del calcio, un allenatore che può essere di un'importanza come Ricola, che ha vinto tanti campionati, quindi io penso soprattutto a rispondergli sul campo, che secondo me è la miglior cosa. E beh, Terracciano ha detto una cosa giusta, è la miglior cosa rispondere sul campo, perché rispondere ai microfoni non sanno proprio farlo né lui e né Maiellaro, perché il gol era netto e Maiellaro è disonesto intellettualmente quando va in televisione e dice certe cose. L'arbitro ha sbagliato, ci può stare l'errore, ma che dei calciatori vanno in sala stampa e vanno a dire il contrario, anche se siamo abituati in Italia, un gol irregolare in Napoli-Atalanta lo fanno diventare regolare. Mo mi rendo conto che quello, e siamo ancora a livello dilettanti, ma siamo dilettanti, dilettanti, ma Maiellaro tutto può fare, grande partita, ma Massimo si ferma in Serie D. Vabbè, lasciamo stare e andiamo a sentire invece Pirozzi. Sì, ma credo che a prescindere dalle occasioni, credo che siamo stati padroni del campo contro una squadra che... voglio dire, si vede, no? È dall'inizio del campionato che è davanti, in casa aveva vinto tutto e facilmente le partite. Venire qua e secondo me essere padroni del campo è un motivo d'orgoglio da parte della mia squadra. Ma sì, c'è anche la bravura di Maiellaro, secondo me, che si è superato in 3-4 occasioni. E poi c'è quell'episodio, secondo me, incredibile, che l'arbitro ha annullato il gol di Scognamiglio, che cosa secondo me assurda, però gli episodi fanno il calcio, noi ci lecchiamo le ferite e continuiamo avanti. No, assolutissimamente, questa non era una partita dove ci faceva cambiare il verso della classifica, anche se oggi credo che ci abbiano superato 3-4 squadre. Noi siamo convinti e consapevoli che siamo una squadra fortissima e vogliamo arrivare dove ci compete, lì sopra. Siamo stati il secondo, il terzo posto. Noi, ogni partita per noi è una partita fondamentale. Quindi da qui alla fine credo che la squadra abbia dimostrato oggi di poter ambire a posizioni di classifica importanti. Ecco, abbiamo visto, Antonio, il quadro generale di questa partita. Io ho sentito un'intervista adesso del tecnico del... ed era quello che prima dicevo, detto, sì. Esattamente quello, non cambia la classifica dell'Agropoli con i 3 punti, cambia invece l'umore dell'Agropoli, è certo, è uno stimolo in più in una partita delicata. Qual perché non cambia la classifica dell'Agropoli? L'Agropoli attualmente è sorpassata da 3-4 squadre, non sta in zona playoff, non è vero. Guardiamo la classifica. L'Agropoli attualmente non sta in zona playoff. Per colpa dell'arbitro. Perché non servivano i punti all'Agropoli? Fa morale. Guarda l'Agropoli. Agragas, Cavese, Battipagliese, Gioiese e Torregusa. Mi sbaglio o no? Benissimo. Allora, sono tutti nell'ambito... Sono tutti nel giro di... Allora, Antonio dice una cosa giusta, però. Io dico un'altra cosa. Lì ci sono 2 punti. Non sono quei 2 allora, punti. Antonio... E aver disputato alla pari, se non addirittura con meriti superiori, con la squadra che tutti dicono ha ucciso il campionato. Aver fatto una partita sul loro terreno in quel modo è uno stimolo, è un'autostima che tu ricevi per il proseguo del campionato. Vale di più, in prospettiva vale di più. Secondo me valevano pure i punti perché l'Agropoli... Magari con una partita non giocata bene. Perché per me l'Agropoli può arrivare anche al secondo posto. Vincendo ieri a Torre Annunziata, l'Agropoli aveva uno scontro diretto per la seconda piazza in Sicilia con l'Agracas, che attualmente l'Agracas, dopo il pareggio in casa col Savoia, praticamente le motivazioni sono quasi finite. L'Agropoli puntando al secondo posto, non si può mai sapere. Emanuele, è una questione, ribadisco, è una questione di lunghe vedute. Giustamente il tecnico dell'Agropoli ha fatto notare che è vero sui 3 punti dici, ma nell'immediato questa prestazione non porta punti, ma porta un morale talmente elevato che può essere. Ma l'Agropoli non è che sta giocando ai 3 punti di questa partita. Ma l'Agropoli partita. Non è che ha giocato solo così a Torre Annunziata. Sono 6-7 partite che gioca un grande calcio, però un grandissimo qui, calcio. Però qui lo hai giocato con la prima della classe. Qui hai esatto. Giocato con la squadra che ha ucciso questo campionato. E se tu con quella squadra, sul terreno loro, giochi in questo modo, ti dà un'altra dimensione. E quella dimensione può essere fondamentale per il prosieguo. Carmine, cosa pensa di questo? Sono validi tutti e due i ragionamenti. Io concordo con quello che dice lui quando appunto dice che l'allenatore fa bene a guardare la prestazione. Però spezzo una lancia anche a favore di Emanuele e faccio un discorso perché poi il calcio è fatto di tutte e due le cose.
quindi si completano i ragionamenti e dico che sono tre punti che alla lunga potrebbero rivelarsi anche pesanti, perché il Savoia, se poi si trova con 12-13 punti davanti a 3-4 giornate dalla fine e le ultime 3-4 tireremo in barca e qualche squadra che sta davanti da per lottare per i playoff, per i playoff può chiaramente può avere vita facile con il Savoia, mentre l'Agropoli lì ha dovuto fare la partita, diciamo il match clou, e poi domenica l'Agropoli va in Sicilia, quindi l'altra domenica potevano sicuramente ma io penso che il ragionamento, penso che tu l'hai capito, sì. Pirozzi non è che ha detto non mi interessavano no. Anzi, anche un punto magari, anche non prendere gol e fare 0-0 era un punto in più. Chiaramente però quello che vuole, il suo ragionamento è corretto, perché appunto dice è la prestazione che in questo momento può anche far capire alle altre squadre, caspita l'Agropoli è andata là, è andata a dominare a Torre Annunziata, e a te stesso, quindi che vuol dire che forte. Questa qua è una squadra che probabilmente è questa la favorita per il terzo posto. Rosario, l'Agropoli vince a Gioia Tauro con la Gioiese che era al terzo posto, vince a Torrecuso, fa una grande partita a Torre Annunziata col Savoia, ormai anche in trasferta, questa è una squadra che dà continuità. Secondo me, quello che noto anche con la Gerbison, le partite con le grandi, che magari lasciano giocare, fanno giocare, come squadre come l'Agropoli in questo caso, che credo tatticamente e tecnicamente sia una squadra molto alta, facilitano un po' la vita sia dell'Agropoli che della Gelbison in questo caso. Saranno le partite con le altre squadre che saranno difficili. Noi ad esempio contro il Grottaglie sarà una partita, io ho paura di questa partita, è una partita molto difficile, anche se sulla carta è abbordabile, ma secondo me è una partita difficile, perché verranno qui, verranno chiusi ad aspettare, a cercare il pareggio, qualcosina in più come ripartenza, e quindi vedo bene l'Agropoli contro le grandi, sicuramente questa contro il Savoia è una prova di carattere, è una prova di carattere, al di là dei punti, sicuramente fanno piacere prendere tre punti, prendere un punto sul campo così difficile è una grandissima cosa per una realtà come Agropoli. Però secondo me psicologicamente le altre squadre iniziano a capire, guarda, questa squadra è una squadra dove dobbiamo andare più tranquilli, è una squadra da rispettare, è una squadra che può fare tantissime cose, lo sta ampiamente dimostrando, ecco. Qual è la svolta, Antonio, secondo te della stagione dell'Agropoli? Probabilmente lo sanno i dirigenti, la svolta è stata all'interno della società. Credo che ti dato Magna fuori dai ruoli tecnici. Non so cosa sia accaduto all'interno dell'Agropoli società, ma probabilmente lì c'è stata la vera svolta, aver trovato una serenità che forse prima non c'è. Quindi probabilmente chi vive l'Agropoli, chi gestisce l'Agropoli, chi è dirigente dell'Agropoli sa quando c'è stata la vera svolta, lo sanno all'interno, e forse ed è giusto che lo sappiano all'interno, perché certe cose, un po' come la famiglia, certi panni vanno tenuti, se sono sporchi, all'interno, cercando di non farlo traperare, perché sennò altrimenti suscita polemiche, e le polemiche nell'ambito di una squadra non fanno bene. Secondo me invece sono stati due acquisti che ha fatto molto importanti, che sono Davanzo e Platone. E qualche giocatore che hanno mandato via, secondo me, questo è stato. Tipo Chiavazzo. Non è stato all'interno societario, perché la società dell'Agropoli ha fatto tanti investimenti, ha fatto tanti errori, ha fatto tanti investimenti, ha cercato di aggiustare cose e ha aggiustato le cose. Secondo me sono stati due acquisti importantissimi. Davanzo e Platone hanno fatto fare il salto di qualità all'Agropoli, e poi un merito, un grande merito va anche a Pirozzi, che l'hanno lasciato lavorare tranquillamente, sta lavorando tranquillamente e gioca a calcio all'Agropoli. Questo secondo me è stato il mercato di gennaio. Questi innesti mirati e giusti, voluti anche dall'allenatore sicuramente, che diceva l'altra volta in sala stampa che lui D'Avanzo lo ha da 5 anni, che lo allena da 5 anni, lo conosce benissimo e l'ha voluto lui. Platone e D'Avanzo, che a Battivaglia non avevano fatto grandi cose, ad Agropoli stanno facendo grandissime cose, quindi secondo me è stata la svolta dell'Agropoli. Quindi Carmine, Agropoli che veniva un po' nominato come il massacra calciatori, invece in questo periodo si rivela come una squadra che fa risorgere i calciatori. Agropoli, poi non dobbiamo dimenticare che ci sei tu, quindi voglio dire che sei probabilmente quello che all'inizio ha pungolato e ha stimolato forse anche alcuni calciatori. Io ti dico una cosa, rispetto all'anno scorso bisogna trovare perché bene o male gli investimenti probabilmente sono stati gli stessi, anzi forse quest'anno probabilmente anche un po' più
mirati ed oculati. L'anno scorso si era un po' partita alla rinfusa. Io dico che a livello societario, non lo so, quando una società investe tanto, alla fine va solo e sempre elogiata. Poi se commettono degli errori li pagano di tasca loro, quindi sostanzialmente... E di più in tempo di crisi. E in tempo di crisi, quindi questo vale ancora di più. Però quest'anno devo dire che i calciatori che sono stati individuati sono secondo me di gran lunga superiori rispetto a quelli dell'anno scorso. Forse l'anno scorso c'era qualche cartolina di troppo, qualche nome di troppo, quest'anno forse c'è più sostanza ed effettivamente la squadra ha risposto. Carmine, la pongo diversamente, un attimo Antonio, sì. Non è che nel momento in cui sono stati allontanati certi procuratori voluti da Nicola Volpe e Magna, la squadra ha trovato la serenità, gli stessi procuratori che l'anno scorso avevano portato le cartoline, le avevano portate quest'anno, come sono stati allontanati, ecco la serenità dell'ambiente. Nicolino è un amico mio, quindi... Vabbè, ma è inutile. Vabbè, però Nicola è un amico. È amico di tutti, eh. È uno che vuole solo bene all'Acropoli, chiaramente solo chi non opera non sbaglia. Il tempo stringe, io devo dare... andiamo a vedere i gol di Cavese, Akragas. Di Akragas Cavese, dunque col doppio vantaggio dell'Akragas, la Cavese in 10 ha fatto il miracolo. Vediamo dunque le immagini da Agrigento e diciamo che forse è stato il momento in cui ha detto addio al campionato la formazione dunque agrigentina. Sono le immagini? Ancora Asensio, c'è il tocco su Arena, Arena in aria, Arena in mezzo a cercare un compagno, il tiro da rete! La battuta di Valenti, la palla che viaggia oltre metà campo, c'è Saraniti che tocca di testa su Arena, ancora Arena si accentra, poi allarga il gioco su Savonarola, il tiro e la rete! Savonarola! 2-0! Prolunga il possesso e poi riparte la Cavese con il tocco di De Rosa e la rete. 2-1, De Rosa accorcia le distanze. De Rossi controlla il pallone, l'appoggio su Fontana e ancora De Rosa va a recuperare un pallone. De Rosa ancora, mette in mezzo la rete, 2-2. Pregevole doppietta sul finire del primo tempo, il fischio dell'arbitro, la battuta di De Rosa e la rete. Immensa Cavese, domenica c'è Cavese Savoia. Probabilmente i tifosi del Savoia non potranno andare. Grande anche la Battipagliese che vince sul campo dell'Licata. Gioca il miglior calcio del campionato sicuramente. Adesso l'Agropoli sta anche recuperando posizioni in questi termini. Andiamo a vedere il prossimo turno in programma per la settimana prossima, per domenica prossima. Agropoli Pomigliano, Battipagliese Gioiese, Cavese Savoia, Interregio Torrecuso, Montalto Akragas, Noto Messina, Orlandina Rente, Vibonese Due Torri. Ad Agropoli dunque arriva il Pomigliano, a occhi puntati su Cavese Savoia, che è un derby, Carmine, di grandissimo prestigio. Sicuramente un derby di grandissimo prestigio, ci auguriamo che rimanga nel rettangolo di gioco e per il resto credo che sarà una bella partita. La Cavese può fare il colpaccio per quello che si è visto in campo questo weekend, perché Savoia viene da una prestazione sicuramente non brillante e da 3 punti non meritati, quindi diciamo che la partita di Cava per il Savoia potrebbe rappresentare uno stop. La Cavese è lanciata, molto lanciata, ed è una piazza anche questa importante. L'Acropoli è superiore tecnicamente, però la Cavese ha dalla sua sicuramente il blasone, il fattore campo e il fattore ambientale. Dopo Sedo non chi gioca domenica? Andiamo a Massalubrenze, è una bella trasferta, è bello, Massalubrenze è un bel posto. Speriamo e ci auguriamo di tramutare anche la bellezza dei luoghi in una prestazione positiva da parte nostra. Sergio porta bene. La chiosa poetica ci sta tutta. La Gelbison affronta il Grottaglie allo stadio Morra. Sì, e ripeto, una partita, come prima ho detto, molto complicata, difficile. Può sembrare alla portata. Sono le partite dove dobbiamo dare tanto, dobbiamo cercare il massimo dei punti. Sicuramente lo faremo, perché l'abbiamo fatto già
domenica scorsa, lo stiamo facendo già da una serie positiva di risultati. Il Grottaglie ha vinto ieri, sono contento che abbia vinto perché magari viene con uno spirito diverso, però ripeto, dobbiamo giocarcela e credo che poi tutti i calciatori siano al massimo recuperati, anche Sica dovrebbe rientrare, è stato in panchina però tutti al morra domenica, rientrare. Non abbandonate la Gelbison, seguite la Gelbison. Tu invece giocherai in trasferta a San Valentino Torio. Sì, ci sarà un evento di moda da me organizzato domenica dove presenta Sergio. Faremo un locale, questo evento in un locale che si chiama il Bunga Bunga, ci saranno dei file di moda con degli abiti della Teresa Maiuro, di una stilista, una mia amica mia, ed altri capi che si chiamano Alvir. Tanti, ci sarà un ospite di uomini e donne. Ci saranno tre cantanti neomelodici napoletani, quindi sarà una serata, vi aspetto tutti quanti, Bunga Bunga, San Valentino Torio. Sergio, il locale si chiama Bunga Bunga, Bunga. Il locale, presenti tu al Bunga Bunga praticamente. Guarda che uno veramente è uno dei locali, ma mica ci sono ospiti illustri, mica non c'è Berlusconi, non l'ha invitato, lui sarebbe di casa. Grazie a Carmine Caramante, allenatore della Poseidon, e spero di poter riavere un'altra volta qui, gli ho fatto fare stasera, ha finito l'allenamento tardi, è venuto, ha fatto... con la strada pure chiusa, però è sempre un piacere venire a trovare voi e gli amici dell'emittente che conosco da tempo. Grazie ad Antonio Pesca. Grazie a voi. Impegnato nella lettura in settimana del libro. Con chi? No, il libro che andrai a leggere, che probabilmente farà scattare l'impeachment per il Presidente della Repubblica. Ma questo stavamo raccontando fuori onda. Sì, c'è questa richiesta. Ma lo leggerai? Lo leggerò sicuramente, quello sì. Grazie a Rosario Liguori che ci racconta le partite della Gelbison, devo dire, con grandissima professionalità. Grazie. E grazie ad Emanuele Sicignano, che dunque è uno dei nostri opinionisti sempre. E io chiudo. E lo faccio al termine della trasmissione, perché si chiude, diciamo, un fine settimana e un inizio settimana molto molto delicato. Ieri sera a quest'ora qua stavamo purtroppo commentando 4 morti sulla sulla superstrada tra Agropoli Nord e Agropoli Sud. Un momento giornalistico che poi è diventato a livello nazionale molto molto delicato. È molto molto che ci prova tantissimo. Ecco, speriamo di non dover commentare più queste notizie. E poi, per concludere, lo dico qui dall'emittente 7 TV, qui a fianco c'è l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove in queste ore, purtroppo, nella morgue, nella sala mortuaria, c'è un sacerdote che per 40 anni ha servito il popolo di Agropoli, che è Don Angelo Giulio, al quale naturalmente va il nostro pensiero e soprattutto il nostro abbraccio. Domani Don Angelo, che è di Pattano, una frazione di Vallo, dunque ritornerà da morto purtroppo ad Agropoli. Anche questa sarà una scena che non avremmo mai voluto vedere, ma che purtroppo la vita ci mette di fronte. Grazie a tutti quanti voi per averci seguito, naturalmente grazie anche ai nostri ospiti per aver reso così piacevole la trasmissione, ma ve lo dico con la morte nel cuore. Buonanotte. Questo programma è offerto da... Banca del Cilento. Crediamo nella nostra terra. Infante Calzature. Indossa la qualità. Fai la tua giocata in tutta sicurezza da Barabba Games, in via Moio 26 ad Agropoli.